RTN, questo programma è offerto da... Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, il nostro viaggio narrativo ed emotivo sosta nella sua seconda fermata, come se fossimo in un'unità coronarica, visto il sommario di questi giorni. Penso alla depressione acuta causa l'eliminazione, una delle pagine più nere dello sport italiano, seconda solo alla Corea, quando allora nel girone di qualificazione che ci portava in Inghilterra e fummo eliminati. Al pathos per il Napoli, se vogliamo pensare solo al primo tempo contro l'Udinese, dove i giocatori erano affidati su loro stessi, alla fibrillazione della Salernitana che sembrava quasi dare filo da torcere nel secondo tempo grazie agli ingressi di Ederson e Verdi alla Juve, ovviamente allo Stadium. Devo dire, riscatto dell'Avellino, che dopo aver perso Pratini in recupero col Catania si riscatta a Picerno, il Sassone Kroglu, una vera sassata per usare un gioco di parole. L'Estasio invece ovviamente per il Giuliano, che si riscatta dopo la sconfitta con gli Ardeatini, ovviamente vincendo nel derby con la Fragolese, magistrale ovviamente il gol di Biasoli, il difensore croato del Giuliano. Estasio ovviamente per i rossoneri della Palmese, che sono a un punto ovviamente per accedere al triangolare che li consente di andare in Serie D. Brutta sconfitta della Puteolana dietro una partita magistrale della Napoli United, ovviamente di Diego Maradona. E come dire, una sintesi, il sommario di tutte queste notizie che probabilmente del panorama regionale campano sono queste. Abbiamo già il primo ospite in linea? No, ancora no, aspetto regia. Intanto vado a presentare la mia compagna in chiave metaforica di questo torpedone che ci porterà a spaziare praticamente a lungo le corde emotive di tutte le squadre dell'Interland, ovviamente la nostra prima squadra che è il Napoli, soprattutto Gianna Saporito. Ciao, buonasera. Davide, buonasera a tutti. Sei verde, sì. In linea con la speranza che il Napoli possa espugnare il Gamesys Stadium. Ecco, era questo. Poi abbiamo la postazione social, ovviamente. Lei è Anna Distinto. Aspetta, intanto andiamo avanti. Allora, vabbè, presentiamo il nostro parterre, i nostri ospiti. Oltre ovviamente a ringraziare la produzione, MSB, il nostro direttore organizzativo Martino Cibiglia, e ovviamente il regista Nunzio Puca, e il nostro editore che è Gianni Puca, esatto. Il nostro opinionista, vai prego. Gaetano Battiloro, esatto. alla mia destra c'è Gaetano Battiloro, e poi c'è mister Agovino Massimo, buonasera. E mentre alla nostra sinistra abbiamo Antonio Governucci, che è direttore sportivo. Se ci ha fatto penare. Esatto. Forse sta arrivando da Malta, via mare forse. Vabbè, l'importante è che è arrivato. Ecco. Okay. E poi c'è Massimiliano Bonardi, giornalista sportivo di Italia Notizie 24. Buonasera. Prima di introdurci nel talk, essendo noi siamo un contenitore globalizzante, certo, voglio dare alcune notizie. Innanzitutto fare gli auguri alla famiglia Mertens. È nato il loro primogenito, Kate e Dries.
Ruiz, tanti auguri, essendo che sono un cinefilo, devo, c'è stata praticamente una notizia che è di stato scalpore, mi ha fatto molto piacere, il film che ha incassato e che ha vinto più di tutti, il miglior film dell'anno agli Oscar di Hollywood, è stato da Sean Heider con Coda, I segni del cuore. Si parlava del linguaggio ovviamente dei sordomuti. Complimenti a te. Devo fare i complimenti alla Ferrari, dopo la doppietta conferma il loro talento, secondo e terzo posto in Arabia Saudita. Devo dire magistrale la conferma di Marcela Jacobs ai mondiali indoor a Belgrado. Come dire, tutta una serie di notizie italiane che si fanno valere. Penso fanno a Frank Dettori, esatto. A 51 anni, ancora il fantino più forte al mondo. Poi bisogna dare alcune notizie in campo regionale, il Napoli primavera di Frustalupi, Parigi a Sassuolo, dove il suo bomber Ambrosino cerca di rinverdire i fasti, vorrebbe, lo va a miracolare lui, i fasti di Insigne, è approdato praticamente nell'Europeo, under 19 nel suo caso, sì. E invece mi fa molto piacere invece Gianluca Gaetano, esatto, che sta facendo benissimo alla Cremonese, e in più è stato approda nell'under 21, esatto. Ha sostituito Vignato negli ultimi minuti con Montenegro 1-1, come sono una serie di notizie, e in più sempre per il torneo giovanile, praticamente la Viareggio Cup, appannaggio ai rigori del Sassuolo. E guarda, esatto. Un po' chi ha alzato la coppa? Il figlio di Paolo Cannavaro, Adrian. Come dire, i nostri talenti emigrano sempre. Queste giusto sono alcune notizie. Prima di introdurci nel talk, ci sono una serie di saluti VIP che hanno voluto omaggiarmi, che ho incrociato. Prego, regia. Un grandissimo in bocca al lupo a Football Show, giovedì parte trasmissione, spettacolo, sport, donne, non possono mancare, mix perfetto assolutamente da non mancare. Un grande bacio e un grande in bocca al lupo a tutti gli amici di Football Show, da Lorena Tonacci. Volevo fare un saluto a tutti gli amici di Football Show, forza Napoli sempre. Un bacio a tutte le persone che seguono Football Show da Ramona. Un bacio e buona serata. Saluto a Football Show, un mondo di baci e forza Napoli. Mua. Ciao. Ciao. Viva Napoli, forza Napoli. Giù. Forza Napoli. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Football Show e in bocca al lupo alla squadra del Napoli, che sapete che io adoro Napoli e adoro la squadra del Napoli. Mando un bacio. Un saluto a tutti quelli che seguono come me Football Show in onore del nostro Napoli. Volevo fare un grande saluto e un bacione a tutti gli amici di Football Show. E forza Napoli! Vi saluto Football Show, seguitelo e poi un giorno sarò ospite anch'io, giusto? Ecco. Lo auguro. Ecco. Grazie Francesco. Grazie a tutti, ciao amici. Football Show. Show. Un augurio a Football Show. Da. Yeah. In bocca al lupo a Football Show, la parola dice tutto, ma soprattutto un in bocca al lupo al Napoli per le prossime partite. Forza Napoli, sempre. Allora, io do il benvenuto a Antonio Covernucci, un po' in ritardo, però riuscirà a recuperare lungo strada, diciamo. Allora, mister, parlo prima con lei, parto. C'è una rifondazione in atto, almeno in teoria, in nazionale dopo la debacle, no? Che ho definito una delle pagine più nere dello sport italiano. Le chiedo subito, anche se è una domanda un po' politichese. Durante Italia-Svezia ci fu un'epurazione totale dal presidente della FIGC Tavecchio, compreso Ventura, che fu crocifisso sull'altare. Invece, mai come in questo caso, rimane Gravina nella sua carica dirigenziale con Mancini. Come si spiega questa diversità anche di vedute nel palazzo? Che domanda scomoda, credo che la prima volta quando abbiamo perso con la Svezia
era giusto fare Piazza Pulita, anche se ieri ho sentito l'intervista alle Iene di Ventura che ha spiegato un poco come è andata, e beh, diciamo che si è riabilitato tutti i torti non ha, perché il sistema non funziona ormai da anni. Credo che invece per quanto concerne Mancini, almeno parlo dell'allenatore, una riconferma gli è dovuta, perché io credo che nel calcio bisogna essere anche riconoscenti sicuramente. Mancini ha vinto un europeo con una squadra, secondo me, posso dire, molto più scadente delle altre, facendo una sorta di miracolo, e adesso io credo che non possa essere messo alla gogna, assolutamente. Bisogna riabilitarlo e dargli la possibilità con i giovani di rifare... Devo dire qualcosa, con la Turchia già si è intravisto, sì, con Raspadori, tra le linee, sì. È stato... Ha dichiarato di essere stato lasciato solo, sì. Lei è d'accordo su questa affermazione di Ventura? Questo è un mondo che ti lascia solo, soprattutto ad un allenatore, quando le cose non vanno bene il primo a pagare, penso che Ventura lo sapeva come sarebbe andato a finire nel momento in cui non si fosse qualificato. Ventura si era già staccato dalla squadra. Sì, rispetto a Mancini, diciamo, sì, rispetto. Questo è uno degli elementi che ha provocato poi, diciamo, quello che è successo da parte della squadra. Noi ci ricordiamo con Ancelotti, no? Il famoso ammutinamento. Quando l'allenatore perde le redini dello spogliatoio, è finita, insomma. Invece sì, Mancini, anche se i giocatori poi sono bravi a nascondersi anche dietro agli allenatori. Il gruppo che l'ha portato a vincere l'Europeo. Infatti ci sono due allenatori diversi. È stato bravo Mancini a raccogliere la squadra e a far sì che, insomma, si raggiungesse l'obiettivo. E lui ha pagato un debito di riconoscenza nei confronti del gruppo, perché il gruppo, in questo caso, lui, proprio per mettere i giocatori che all'Europeo gli hanno dato soddisfazioni, pur essendo molti non in condizione, lui li ha fatti giocare, e quindi a quel punto siamo andati fuori. Senti invece, Antonio, con te voglio fare un altro tipo di riflessione. No, con Antonio bisogna fargli parlare di Gravina. Gravina, siamo Antonio, no, domanda di Gravina. Voglio toccare un tasto dolente, no, perché dolente. Il tuo presente è l'estero, no? La meritocrazia. Vai. Ma intanto perché Ventura doveva fare la nazionale? Perché Ventura cosa? Cioè Ventura si lamenta che è stato messo fuori. Già a livello mediatico, a livello di curriculum, Mancini e Mancini, e Ventura è Ventura. Ventura, voglio dire, con tutto il rispetto, è un allenatore di terza fascia. Se Ventura lascia la nazionale, tanto è vero, sono 2 anni che non trova squadra. Se Mancini lascia la nazionale, e Mancini lo chiama il Chelsea, lo chiama il Tottenham, perché ha un altro pedigree, con tutto il rispetto, che si possa lamentare Ventura, al di là che poi cambiano il susseguirsi dei calciatori durante l'arco degli anni, che abbia sbagliato l'Italia o meno, e poi dopo aver vinto l'Europeo gli venga data una possibilità a Mancini. Ma Mancini è un altro pianeta, ma lo ha dimostrato nei maggior club. Io credo che Ventura, con tutto il rispetto, abbia avuto ad honoris la possibilità e l'onore di allenare l'Italia. Bravo. Quindi è inutile che se la mente. Condivido l'effetto. Senti, il tuo presente è l'estero, no? Perché tu hai sempre detto che in Italia la meritocrazia non paga, no? È una materia sconosciuta. No, io l'ho detto 2 anni fa, sono stato benissimo da voi e sono contento di essere qui di nuovo tra voi. Sì, il mio presente attualmente, io spero che innanzitutto a partire da oggi possa veramente finire questa maledetta pandemia, così possiamo lavorare liberamente. Mi piacerebbe lavorare in Italia, però siccome il carro me lo sono creato io e non sono mai stato appeso ad un carro, allora ho cercato di fare il cosiddetto, tra virgolette, intermediario, oppure napoletanamente magliaro, andando all'estero, dimostrando le qualità, un po' da marciapiede, un po' di ingegno, un po' di qualità. E dimostrandolo con i fatti, avendo ragione, poi anche in nazioni piccole. E questo è l'augurio che faccio anche a tanti addetti ai lavori che qui non trovano sbocco, ma non per mancanza di qualità, perché ripeto, qui non c'è la possibilità di esprimersi e ho difficoltà ad avere la possibilità. Siccome io liberamente, quando vado nelle trasmissioni o sui campi, mister Agovino lo sa, poi Gaetano Battiloro, che un maestro mi ha cresciuto, io dico quello che penso, perché non mi deve dare il pane a nessuno, e siccome il pane me lo sono creato sempre io, dico di tutti, sempre dicendo le verità, quello che penso. Senti invece, Max,
parliamo un po' del Napoli, che tu sei un cultore in materia. Senti, questa discontinuità di rendimento, ecco, mi ricordi il furore emotivo dopo il pareggio della Lazio, l'impalpabilità subito dopo con il Milan, l'impatto emotivo forte contro il Verona, almeno per i primi 70 minuti. Pari a quel primo tempo con l'Udinese scialbo, dove io ho definito i giocatori avvitati su loro stessi, no? Una questione di mentalità, di pressione, di personalità. Che difetto ha questa squadra? Non è che ci vorrebbe un mental coach? No, diciamo che obiettivamente bisogna anche fare una critica all'allenatore, perché è vero che nel momento in cui tu nel secondo tempo cambi, eccetera, ma vuol dire che hai sbagliato nel primo tempo, hai sbagliato a mettere alcuni giocatori, o quantomeno non hai valutato bene quali sono i giocatori più adatti o lo schema più adatto in quel momento. Tant'è vero, l'Udinese il primo tempo, diciamo, ha maramaldeggiato obiettivamente. Quindi se invece c'è stato questo cambio di marcia nel secondo tempo, con un Mertens che ha aperto gli spazi, sì, no? Io sono d'accordo, e questo, diciamo, mi proietto già a quella che sarà la partita di Bergamo. Io credo che Mertens è un giocatore che ti faccia fare un salto di qualità quando entra dalla panchina, perché oggi come oggi, quando tu lo fai giocare dal primo momento, dal primo istante, è un giocatore che non ha più quello scatto, non ha più quel rendimento e non ha più quella continuità che ti può garantire invece in quei 20-30 minuti che fa invece venendo dalla panchina. E che fa anche la differenza. Senti Anna, invece con te il sondaggio a che punto sta, e soprattutto qualche risposta da parte? Dovremmo dirlo il sondaggio, ecco, perché non l'abbiamo ancora comunicato. Okay. Allora, comunichiamo innanzitutto i primi sondaggi di stasera. Esatto. Le domande sono due. Quale sarà il modulo tattico che il Napoli utilizzerà a Bergamo contro l'Atalanta? La seconda domanda invece, secondo voi da chi saranno sostituiti Rachmani e Osimhen? Il numero è sempre 334-7303-774. Aspettiamo le vostre opinioni e le comunicheremo nell'arco della serata. Mi raccomando, in tanti. Intanto ti voglio fare una domanda tecnica, Gaetano. C'è il mito, come succede spesso nello spettacolo di cui io mi occupo, dello straniero, no? In Italia. Pensa che le squadre che stanno al vertice hanno un'incidenza di oltre il 70%. Il Milan con il 74% con oltre 20 elementi stranieri. Il Napoli sta al terzo posto con 18 elementi stranieri, pari al 72%. Perché non si ha voglia di far crescere i giovani, soprattutto di non aspettare anche la loro maturità ed investire nei serbatoi giovanili? Io, in funzione di questa domanda, ne approfitto per ritornare sulla nazionale. Perché Mancini e Gravina è giusto che rimangano rispettivamente al loro posto, perché parliamo, come ha detto giustamente Antonio Governucci, di Mancini, che è un allenatore di grande spessore, e parliamo di un dirigente di altrettanto grande spessore. Gabriele Gravina è un presidente che ci rappresenta veramente in maniera dignitosa, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Però di lui mi hanno colpito due denunce dopo la gara, proprio nella conferenza stampa, quando disse due cose che mi hanno colpito. Una, che i settori giovanili delle squadre italiane sono rappresentate da appena il 30% infatti, da calciatori di casa nostra, e l'altra che mi ha ancora più colpito è che tante società, addirittura, anziché essere orgogliose, come una volta succedeva nel calcio, di avere dei loro calciatori in nazionale, fanno ostruzionismo, spesso e volentieri si inventano anche delle giustificazioni poco credibili per non mettere a disposizione del tecnico i loro tesserati, i loro calciatori, perché il vil danaro, gli interessi economici, i diritti televisivi, ormai la fanno padrona, da padrona, diciamo, in questo calcio malato. Quindi sulle due cose che mi hanno colpito. E quindi ho risposto anche alla tua domanda. Se sino a quando non cercheremo di ritornare a valorizzare le risorse del nostro territorio, senza nulla togliere agli stranieri, perché oggi viviamo in un calcio globalizzato, in un mondo globalizzato, ed è giusto che ci sia spazio anche per i calciatori stranieri, soprattutto quelli bravi, e non i pacchi che spesso e volentieri arrivano in Italia. Però dobbiamo dare più spazio ai nostri giovani, perché, come ha detto giustamente Massimo, se Mancini vince un campionato europeo con
tutti quelli che praticamente con quei pochi che ha a disposizione, vuol dire che allora parliamo di un allenatore sicuramente all'altezza della situazione. Però il problema c'è, Gravina diceva, i giocatori sono talmente limitati che non sappiamo dove prenderli. Questa è una denuncia grave. Posso integrare? A proposito del discorso, la crisi del calcio italiano, se proprio vogliamo vedere, è dal 2010. Cioè nel 2010 l'Italia va fuori, post-mondiali in Sudafrica. In quel momento si doveva fare una vera riforma come nel 2006 avevano fatto i tedeschi, che avevano perso il mondiale in casa, ovvero sia imporre a tutte le squadre almeno 5-6 giocatori di quella nazione, non dire non ci devono essere gli stranieri, ma almeno ci devono essere X numero di italiani. Allora, se tu questo lo fai dai settori giovanili e lo fai fino alle prime squadre, la Germania l'ha dimostrato nel 2010, ha vinto il mondiale. Si è rinnovato. Sai, invece, mister, non so se ti è mai capitato, allenando, abbiamo l'ospite? Ah, abbiamo l'ospite. Pronto? Mister? Vincenzo? Mi sente Vivarini? Mister? Sì? Ecco, mi sente ora? Sì, adesso sì. Ah, benissimo. Innanzitutto buonasera da tutto il parterre. Qui le faccio innanzitutto i miei complimenti. Da quando lei è subentrato praticamente a Catanzaro, è stato artefice della rinascita giallorossa. Siete arrivati lì per lì a 4 punti, mi ricordo, dal Bari. Poi è arrivato lo scontro diretto al Ceravolo. Siete andati anche in vantaggio. Poi in sordina hanno pareggiato i baresi, gestione De Laurentiis, mio caro amico, poi è giunto Luigi. Poi con il secondo la sento Bari... un po' piano, però la sento un po' vado male. Un po' più piano. Allora, no, dico, se si può alzare un po' il volume. Ok, da quando è subentrato a Catanzaro, era novembre, no? Dell'anno scorso, praticamente, è stato artefice di una rinascita giallorossa. Alla 17esima lei è subentrato. Esatto. Però che è successo? Lo spartiacque è stato il confronto diretto con il Bari al Ceravolo, dopo una serie di 6 vittorie consecutive, siete andati anche in vantaggio, poi il Bari vi rimonta, segna addirittura, dove lì avete perso le vostre certezze, e lì è stato il suggello al campionato, posso dire. Lei che ne pensa? Beh sì, allora, la cosa da dire è che, diciamo, da quando sono arrivato io abbiamo fatto gli stessi punti che ha fatto il Bari. Quindi questa è una cosa, diciamo, sono i numeri un pochettino che lo dicono, e quindi una cosa positiva. È chiaro che c'è stato il grosso rammarico dello scontro diretto, che abbiamo incontrato una squadra, diciamo, di livello altissimo, e ce la siamo giocati bene, perché sotto l'aspetto del gioco, diciamo, la squadra abbiamo potuto rimproverare poco. Però diciamo che gli episodi sono stati chiaramente a favore del Bari, che bisogna dire che hanno fatto un campionato anche loro strepitoso, un campionato importante, e penso che meritano sicuramente, insomma, la vittoria del campionato. Il Bari è una squadra che lei conosce molto bene, no? Neanche 2 anni fa eravamo in era completamente pandemica, era arrivata la 30esima giornata, praticamente senza sconfitte. Solo il Covid vi poteva praticamente abbattere, e così è successo. Beh sì, diciamo che è stata un'annata anche lì molto positiva, perché comunque abbiamo fatto bene fino al problema del Covid, e poi diciamo anche nel periodo del Covid siamo stati 2 mesi fermi senza squadra, e poi abbiamo disputato i playoff, che purtroppo la Reggiana, finale... No? Sì, abbiamo perso poi la finale con la Reggiana, quello mi è dispiaciuto tantissimo, perché comunque Bari meritava da molto prima di fare la Serie B, la Serie A, perché io ritengo che Bari sia una pianta sicuramente anche di Serie A, però bisogna sempre prendere il positivo, bisogna sempre prendere le cose belle, diciamo, del calcio, che sono sempre le positività, le negatività bisogna lasciarle un po' da parte. Del resto avete 2 valori aggiunti per tutta la categoria, Iemmello voi e Antenucci, che sono un lusso per la categoria, ovviamente il Bari. Le volevo dire che lei è reduce dal pareggio complicatissimo, devo dire, a Castellammare di ieri,
causa anche l'espulsione di Martinelli, dove a Tonucci in inferiorità numerica avete risposto e avete dimostrato cuore e grinta, come nello spirito anche suo, devo dire, di allenatore coriaceo. Ora è arrivato il momento di consolidare il secondo posto, e chi tra Avellino, Palermo, Francavilla e Monopoli lei teme di più, nella corsa ovviamente al secondo posto? Beh sì, è una guerra, una battaglia anche questa, che è bella, ci abbiamo degli obiettivi, dobbiamo cercare di arrivare sempre più in alto possibile, ma soprattutto la cosa su cui dobbiamo battere è quello di mantenere le prestazioni alte, di continuare a dare qualità al gioco. Per esempio una cosa che mi ha dato enormemente piacere è che a fine partita molti del Castellammare, via allo stadio, dal custode del campo a chi stava dentro lo spogliatoio, chi ha visto la partita dalla tribuna, praticamente mi hanno fatto i complimenti per la qualità del gioco espresso dalla squadra, e questa è una cosa che fa sicuramente lustro alla città di Catanzaro, ai tifosi del Catanzaro, ma nel calcio secondo me bisogna sempre curare molto l'aspetto della qualità del gioco, e se riusciamo a esprimerlo questo mi fa enormemente piacere. È chiaro che la battaglia al secondo posto è una battaglia di livello alto, perché comunque sia Avellino, sia Monopoli, sia Palermo, sia Francavilla stesso, insomma sono squadre molto molto ben attrezzate, e poi vedi, trovi partite tipo quelle di Castellammare, che chiaramente le squadre adesso si devono salvare, quindi sono partite complicate, sono squadre che vogliono far punti, insomma bisogna essere bravi da qui alla fine. Abbiamo qui nel parterre due illustre personalità dello sport campano che vogliono chiederle e fare una riflessione. Prego Gaetano. Buonasera mister, sono Gaetano Battiloso. Ah, buonasera Gaetano, buonasera. Senti, ti volevo fare una domanda, mi permetto di darti il tu, perché ci conosciamo da una vita. Tu a un certo punto della stagione eri sul punto di arrivare ad Avellino, poi ci sono state delle note vicissitudini che non ti hanno consentito di approdare in terra. Alla fine si è chiusa una porta, si è aperto un portone, si è arrivato a Catanzaro in una grande piazza, in una grande società, con una grande squadra. Ti volevo fare una domanda, ma a volte la carriera di un allenatore, al di là dei meriti, può dipendere anche da queste coincidenze strane, da queste circostanze che il calcio ci regala? Può incidere sulla carriera di un allenatore al di là dei meriti? Ma certo che può incidere, ma il discorso di la carriera di un allenatore è quando l'allenatore vince. L'obiettivo è sempre quello di avere delle possibilità per avere una squadra attrezzata per poter vincere. Quindi per me è una fortuna, diciamo, che mi aveva chiamato l'Avellino, è una fortuna che mi ha chiamato il Catanzaro, perché sono due piazze di livello alto con delle squadre sicuramente attrezzate per vincere, e questo fa diciamo la differenza poi per degli allenatori, perché comunque si parte sempre che nel calcio, soprattutto in Italia, si guarda esclusivamente il risultato, conta solo il risultato, e questo è un qualche cosa di molto negativo nel panorama proprio nazionale, perché il risultato è importante, ma il risultato dovrebbe essere una conseguenza del lavoro, una conseguenza di un'organizzazione tattica, la conseguenza di una bravura nella gestione di una squadra, però tutti questi aspetti non si guardano, si guardano solo magari quello che ha vinto, quello che è riuscito a fare risultato, ma molte volte si vince anche con una squadra che ha delle grandi individualità, ma sotto l'aspetto organizzativo, sotto l'aspetto del gioco non è attrezzata. Quindi che succede? Che poi a livello europeo non riesce a vincere in senso individuale, poi vengono fuori cose negative nel mondo del calcio italiano, e questo effettivamente mi dispiace molto, ma dipende molto dalla mentalità che purtroppo è radicata in ognuno di noi. Mister, c'è la mia collega che vuole interloquire con lei, farle anche lei una domanda. Buonasera mister, mi sente? Buonasera. Buonasera, quindi le faccio questa domanda, l'obiettivo adesso sono in pratica i playoff per la promozione in B?
Beh sì, l'obiettivo è molto, cioè, adesso diciamo che si vive sempre con un passo alla volta. Il primo obiettivo è quello di cercare di arrivare il più alto possibile, in quanto i playoff sono diciamo organizzati, perché chi arriva un attimino più in alto ha meno incontri da fare, quindi è una cosa molto positiva che si ritrova a fare semifinali e finali, quindi di conseguenza è troppo importante arrivare come se secondi in classifica. È chiaro che Catanzaro come obiettivo è quello di riandare in Serie B, perché comunque io l'ho conosciuto quest'anno, questa piazza, e devo dire che è una piazza di livello altissimo, con delle persone veramente appassionate di calcio e meritano sicuramente un passaggio in Serie B. Va bene mister, del resto un allievo di Sarri come poteva non viversi una carriera, in questo caso allenatore, gloriosa, visto e considerato che ha avuto un mentore eccelso come Maurizio, che qui a Napoli adoriamo ancora per il bel gioco che ha espresso. Prima di salutarlo volevo fare i complimenti per la primavera, che è praticamente arrivata in semifinale con il Palermo e deve accedere, se riesce a vincere, alle fasi nazionali. Io la ricordo personalmente a Teramo, in 3 anni ha fatto un capolavoro e ha plasmato, limato la Padula e Alfredo Donnarumma, 42 gol in 2, lì è stato un vero e proprio capolavoro. Ma guarda, Sarri è stato un maestro, perché io ho avuto la fortuna di lavorarci insieme, e chiaramente lui è un allenatore diciamo molto completo e riesce soprattutto sotto l'aspetto organizzativo del lavoro, sotto l'aspetto di programmazione del lavoro, è una persona molto molto capace, quindi non è che lo devo dire io le qualità di io la fortuna, la cosa che posso dire è che ho avuto la fortuna di apprendere tantissimo da lui. È chiaro che poi ognuno di noi deve metterci del suo, deve essere bravo a tirar fuori le proprie idee, e le mie idee sono diciamo molto simili a quello di Sarri, di avere un calcio propositivo, un calcio di qualità, un calcio che diciamo in verticale, un calcio veloce che riesce ad avere un buon possesso palla e riesce a dominare soprattutto gli avversari. Ci provo, e a Teramo c'è stata sicuramente la possibilità di dare continuità al lavoro, perché per me un allenatore con un anno fa sempre fatica a cercare di imporre le proprie idee. Lì a Teramo ho avuto la possibilità di lavorare per 3 anni e si è visto diciamo le mie idee in modo diciamo perfetto e continuative. E quindi di conseguenza l'allenatore, secondo me, il lavoro giusto dovrebbe essere quello di imporre le proprie idee e l'organizzazione della squadra. Io spero che qua a Catanzaro si riesca a fare questo, anche se sono molto contento che sono arrivato da diciamo da poco, da novembre, però meno male vedo già parecchie cose che la squadra tira fuori secondo le mie idee, e questo mi rende molto felice. Va bene mister, le facciamo tanti in bocca al lupo da campani per le sorti del suo Catanzaro, le aquile che volano sempre più in alto. Grazie, ecco. E buon saluto prosieguo a tutti, altrettanto da parte mia. Ciao, grazie. Noi andiamo in pubblicità, a tra poco. Un appuntamento irrinunciabile contrassegnerà i vostri giovedì, dove andremo a parlare con la nostra Eugenia Saporito di Serie A e calcio minore, intriso di arte, di cultura e di sociale, dove il mio mood emotivo trionferà. Vi aspettiamo alle ore 20.45 su RTN TV.
Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, con provata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... finalmente ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti! Una foto è più di un ricordo, una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca, album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. Attenzione, questa emittente la potete vedere anche a livello nazionale con il sistema HBBTV. Hai una Smart TV collegata a internet? Vai sul canale 221 del digitale terrestre, premi il tasto rosso e seleziona il logo della nostra emittente. Potrai avere tutta la nostra informazione e l'intrattenimento dove vuoi e quando vuoi in tutta Italia. Canale 221, premi il tasto rosso, sarai proiettato nel futuro della TV. RTN TV, per la tua pubblicità, info 081 505 30 23. Rientrati in studio, intanto do la palla, per dirla in gergo calcistico, alla nostra postazione social. Lei è Anna Distinto, così in modo tale Eugenio ci confrontiamo, certo, anche chi ci sta guardando da casa, e capire come la pensano i nostri telespettatori, perché ci sta un dilemma, devi sapere, difesa a 3 o a 2. Anna, come hanno risposto chi ci sta guardando da casa? Allora, direi che stasera c'è stata proprio un'attiva partecipazione e per ora i moduli più votati sono 4-3-2-1 e 4-3-3, anche se c'è stato anche chi ha menzionato 4-4-2 o 3-4-2-1. E per le sostituzioni invece i più quotati, diciamo, sono Mertens e Jesus. Del resto Mertens è una scelta obbligata a questo punto, come dire, si spera solo Gelischi, anche lui infortunato da solo, esatto, per giunta, negli ultimi minuti con la sua Polonia qualificata. Esatto. E ironia della sorte. Era anche uscito quasi infortunato. Poi si è ironia della sorte che Insigne andrà in Canada e il Canada dopo 36 anni si è qualificato per i mondiali catarroti. Invece ricordiamo che Koulibaly, praticamente con il suo Senegal, anche se solo ai rigori, sbagliandolo uno, si è qualificata. Sì. Così come la Polonia con Digelischi, anch'essa col suo Camerun, che praticamente per la regola allora ancora lì del gol in trasferta che vale doppio contro il Ghana è passato. Oltre 20 a Ciro Mertens, che con il Belgio già si era qualificato. Non ce l'ha fatta. No, chissà se è un toccasana, se è un bene o se è un male. Allora, siamo pronti, il primo ospite è arrivato,
devo dire, eccelle anche con un personaggio a fianco. Lei è un'attrice che spazia dal brillante al drammatico, dal varietà allo spettacolo, dalla satira al cabaret. Ma oltre a essere mia cara amica, che mi onoro di avere, sto parlando di Rosa Miranda. Eccoci qua. Buonasera. Dammi il gelato. Siamo in due, buonasera. Il gelato, scusami. Eccoci qua. Buonasera a tutti e buonasera al tuo pubblico. Ecco. Buonasera, bella buonasera. Signora. Grazie a te, ci è voluto un po' per trovare, incastrare gli spazi giusti. Intanto, ma tu ecco, sai sempre incastrare al momento giusto. Intanto la regia sta facendo passare alcuni dei tuoi lavori, ho visto fantastico, sì. Milly Carlucci, e sì. Qua stai con Felice Cacco, Matteo Teocoli, sì. No? E Salemme, grande Salemme Show. Salemme. E poi devo dire, Salemme è colui che ti ha completato artisticamente, ti ha donato la comicità e l'autoironia, che è fondamentale. Sì, tu sì. Che parti col drammatico, dopo sì. Spieghiamo con chi sei partita. Sì, sì, sì. Allora, diciamo, ecco, questi sono altri dei tuoi lavori. Sì, questo è un recital dove recito, interpreto un monologo di Curzio Malaparte, tratto dalla pelle, molto bello, molto forte. Senti, posso dire che chi ti ha trasferito l'opera e la musica è un angelo custode, tua mamma, Nina. Bravo, hai studiato. Sì, sì, diciamo che io sono proprio nata dalla pancia di mia mamma, esatto. Questa è una cosa che proprio mi piace dirlo, perché all'età di 8 anni lei ha capito subito che io avevo questa, insomma, ero portata per l'arte, perché alle feste di famiglia zittivo tutti, salivo sulla sedia, non volevo sapere niente, iniziavo a recitare, se qualcuno si scocciava lo cacciavo fuori, cioè io a 8 anni ero questa, quindi lei, la sua intelligenza, perché a lei piaceva l'operetta, piaceva la musica, però sai, in quel periodo era impossibile frequentare scuole, andare, mia mamma è una casalinga, e insomma ha tenuto alla famiglia a portarci avanti con grandi sacrifici, perché a casa arrivava solo uno stipendio, quello di mio padre che era nell'esercito, collaudatore dei carri armati. Senti, poi c'è un'altra bella iniziativa, c'è un videoclip anche, prego la regia di mandare in onda, sì. E Femmine, wow. Itinerante, che hai portato nelle scuole di denuncia contro il femminicidio, sì, 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 essendo sì. Io sono stato anche un fautore della lotta alla violenza contro le donne, contro sono stato moderatore, donne. Ho scritto anche un libro, sì. A muso duro, devo dire che la violenza non solo esiste quella fisica, ma esiste, no, quella psicologica, quella economica, mentale, quella di genere, no, in sì. Assoluto. Ha varie sfaccettature, esatto. Purtroppo. Dove? Io dico, prego. Alle donne, scusami, sì. Questa è una cosa che ripeto sempre, che al primo segnale, infatti vedi a TG3, esatto. Lo dicevo, sì. Al primo segnale di alzata di voce, secondo me già bisogna un po' darsi da fare, ecco, perché infatti, poi si va a peggiorare, cioè, purtroppo. Infatti il mio motto, che a loro coniato, denunciare e non perdonare. Sì, sì, no, il perdono, no, in quel caso no. C'è in altri casi, magari si può anche perdonare, però no, bisogna avere il coraggio, esatto. Effettivamente non girare la faccia dall'altra parte, ma agire, e più siamo e più la lotta è forte, esatto. Insomma. Sì, sì, con Antonella Formicola, una criminologa, ho iniziato questo percorso. Senti, a proposito di percorso, invece parliamo della tua formazione artistica, sì. E il capolavoro che hai. Praticamente è stato un vero e proprio spartiacque artistico, un'unione che è durata 18 anni, sei diventata maggiorenne, ti scritturò nell'82 con Zappatore, sto parlando ovviamente della massima espressione della sceneggiata internazionale. Il capostipite della sceneggiata, che è il grande maestro Mario Merola, grazie a lui diciamo che ho visitato mezzo mondo, perché abbiamo portato la sceneggiata in Canada, la sceneggiata in America, quindi a New York, e io nell'82 ho iniziato Zappatore con lui, e da lì è nata un'escalation meravigliosa. Grazie a lui ho avuto la possibilità di interpretare brani napoletani belli, di temperamento, che dice "Which Ray tu ottiena?" e li arà. E quindi veramente grazie a lui, perché io venivo invece da un percorso che era la cantante all'italiana, la beat, io arrivavo ai matrimoni che volevo sconvolgere, quindi ballavo, cantavo le canzoni di Donatella Rettore, Raffaella Carrà, perché mi piace la musica, mi piace muovermi, mi piace
mettere in evidenza quello che mi è possibile, diciamo, no? Le capacità artistiche poi. E invece grazie a lui ho scoperto veramente la canzone, la bella canzone napoletana, che è la nostra melodia classica, perché io canto il classico un po' revisionato, insomma. Senti, una curiosità, ma questo ospite gradito... Ah, no. E io ormai è la mia creatura. Mi chiedevo, anche l'imposo, vedi? Sì, ecco. Però è una new entry nella mia vita. Si chiama Candy ed è in onore di mia sorella Candida, che non c'è più. Infatti, era un desiderio suo. Esatto. Il tuo più grande progetto, appunto, è realizzare la lettera che hai dedicato a lei sul disco. Sì, sì, perché un mio amico cantatore un giorno mi disse, Bri Alfieri, mi disse: Rosa, prova a scrivere quello che tu hai dentro, perché insomma si sta male per questa mancanza venuta così all'improvviso, diciamo. E prova a scrivermi qualcosa che tu hai dentro. Io ho scritto questa lettera e lui gentilmente me l'ha musicata, ed è uscito un qualcosa di bello, però purtroppo io, me l'ha cantata lui, che è bravissimo, ma io per ora non riesco ancora, c'ho troppo un nudo alla gola. Vabbè, immagino. Non, però è il mio desiderio di poterla incidere, ma per me, non per vendere, non capisco, una soddisfazione. Ecco, per... Capisco cosa si fa la tragedia emotiva. Recentemente è scomparso mio padre, quindi capisco, ecco, confrontarsi con, ovviamente con il dolore, la dolore lacerante. Esatto. Invece, pensando alla Lupa, che è il personaggio che tu preferisci, a cui sei più legata, è anche più difficile. Ma tu hai studiato troppo, però. Perché hai dovuto... detto, vieni, facciamo abbraccio, ok. Hai dovuto imparare il dialetto siculo, no? In quel caso. Sì, sì. Da sfondo sarai di nuovo a teatro, perché tu sei un'anima fervida, no? Sì, che pulla di emozioni. Quello, purtroppo devo dire che noi artisti, se non ci emozioniamo, esatto, no? Di fronte a un pubblico, esatto, praticamente moriamo, no? Pian certo, pianino, quindi non fare quelle valigie per partire e andare in tournée per noi è tragico. La Lupa è lo spettacolo che più amo, perché è questa donna che ha tantissime sfaccettature, dall'essere di temperamento carnale, passionale, ma fragile in amore, perché si innamora di un giovane molto più giovane di lei, lo fa sposare alla figlia pur tenendolo a fianco a sé. Quindi è un amore sconvolgente che ti ruba l'anima, però ti crea un inferno dentro. Per coloro che in questo momento hanno voglia di interessarsi e venire a teatro a seguirti, dove ti vedranno? Allora, teatro per ora stiamo ancora valutando un po' in Sicilia di riprendere lo spettacolo Varietà Mon Amour, che è uno spettacolo che mi appartiene molto perché l'ho fatto per 19 anni. Cambiano tutti tranne io, la soubrette. Fino a non so quando ci riesco. Mi ha fatto venire in mente soubrette Gilles Mignonette, per dirti. Invece di progetto, vabbè, c'ho il Festival di Napoli come ospite, certo, il 6 aprile. Poi vediamo i tanti premi. Con Massimo, esatto, Abate, direttore. Esatto, artistico. Ho questo piccolo cameo nel film che inizierà un tuo collega, che è Gennaro Palumella. Ah, sì. Farà questo film sulla sua vita legata, certo, a Maradona, e io farò la suocera. Nilo Sciarrone, il regista, sì, che io saluto. Che salutiamo, esatto. Io farò questo piccolo cameo, che sarò la suocera, insomma. Di Gennaro, esatto, Montuori, che saluto anch'io, un mio caro amico. Sì, a tutti. Va bene, allora poi ci vedremo sui prossimi red carpet. Devi sapere che tra un po' manderemo dei saluti VIP, dove ci sarai anche tu praticamente. Quella era la chicca e la sorpresa. Io ti ringrazio. Noi ci incontriamo sempre alle belle cose, esatto, che sia sempre così, e tu vai avanti con la tua trasmissione, perché ti reputo una persona professionalmente alta, che meriteresti ancora di più. Grazie. Intanto in bocca al lupo. Grazie di tutto, crepi, grazie. E ci vedremo ai prossimi red carpet. Allora. Grazie a te, grazie ai tuoi ospiti, e vi auguro una splendida serata. Grazie di tutto. Ok. Allora, ritorniamo ai nostri ospiti. Sì, ritorniamo ai nostri ospiti. Senti, Antonio, se io ti rievocassi un certo Letizia, fratello di Gaetano che sta al Benevento, chi ti fa venire in mente? Ma il fratello di Letizia, parliamo di Antonio. Esatto. Beh, un ragazzo che... Il calciatore che in assoluto, che tu hai reputato più bravo, che hai lanciato, sì, no? Sì, no, è stato per me un calciatore, un fratello, un ragazzo che ho aiutato, perché
non so se lo sapete, loro persero la mamma che erano piccolini e hanno avuto dei trascorsi difficili. Sono delle vele di Scampia, è un ragazzo che conobbi nel 2008, l'ho preso dal San Vitaliano, poi lo portai con me ad Ariano Irpino, poi ha fatto Irpini a Monte Corvino Rovella dove fece tanti gol, poi io andai al Gladiator e non fui fortunato a portarlo con me perché non credettero in questo ragazzo. All'epoca noi avevamo calciatori più importanti come Tommaso Manzo, io e Fabio Longo. Io invece dissi di puntare su questo calciatore che poi all'epoca passò alla Putiolana e nello stesso girone e fece quasi 20 gol. Poi da lì ha fatto la trafila che ha fatto, Matera, Reggiana, Foggia, fino ad arrivare in Serie B. Certo. Però è un ragazzo che poteva fare molto di più, è stato anche un po' sfortunato, sia perché è arrivato tardi a certi livelli, sia perché ha avuto qualche infortunio di troppo. Però ritengo che sia un calciatore che poteva fare molto molto di più. Senti mister, vengo a te. La tua personalità forte è stato un limite o un vantaggio nell'evoluzione della tua carriera? Grazie per il complimento. Perché tu sei uno franco, no? Dice Rimone, come dice a Napoli. Sono stato molto veritiero, sanguigno. Sono stato sicuramente penalizzato dal fatto di dire, niente dal essere un sacerdote. Assolutamente non sono tale, ma il fatto di non essere diplomatico, il fatto di non essere una prima donna, forse quello mi ha penalizzato oltremodo. E poi ho sempre detto che non sono molto comodo come allenatore, l'ho dimostrato negli anni, nel corso dei miei anni. Eh sì. Allora ci siamo col secondo ospite? Ok. Pronto? Mi sente? Ah, eccoti. Da un allenatore, Massimo Covino, a un altro, Renato Cioffi. Amico mio di squadra. Ecco, amico suo di squadra, praticamente. Mi senti, Renato? Mi senti? Ma noi non sentiamo. Non sentiamo l'auricolare, la voce. Ecco, ti sento in bassa frequenza, se alziamo un po', regia. Stiamo cercando di recuperare. Ah, ok. Vabbè, intanto che... Nel frattempo volevo chiedere al mister... Quali sono i suoi prossimi progetti, se ne ha ovviamente? Quest'anno, devo essere onesto, pensavo che dopo aver lasciato la Fragolese di trovare subito panca, però questa è una cosa che, ecco, il fatto della diplomazia, di essere diplomatico, no, c'è stato uno ostracismo nei miei confronti spaventoso. Posso dirti una cosa riguardo al mister? Parlo sì. Da diritto al lavoro e parlo da persona che conosce Matti. Come allenatore Massimo Covino è un allenatore molto molto indiscusso in Campania e anche fuori. Io credo che il suo errore sia stato tornare in Campania, perché quando era fuori era molto apprezzato. Forse hanno travisato le cose, perché a volte si dice quando lavori nella tua terra o quando vuoi dimostrare. Sicuramente non è un santo. Io parlo come allenatore fortissimo. È normale che quando uno non conosce le cose si dice che l'altra persona sbaglia sempre. È normale che se hai un direttore con le palle, con i controcoglioni, e dice all'allenatore di fare solo l'allenatore in alcune certo. circostanze, è normale che negli ultimi anni, ovunque è andato e assumo la responsabilità, non ha avuto dei ruoli adatti dove poteva farlo stare tranquillo, perché l'allenatore è il psicologo dei calciatori, ma il psicologo dell'allenatore deve essere il direttore sportivo, colui che deve fare da tramite, non solo colui che prende calcio, no? Ma colui che deve fare da tramite e da filtro per queste due figure. Volevo intervenire e fare una domanda io a Massimo. In realtà tu da Fragola ad inizio di stagione era un poco il sogno, l'allenatore prediletto del presidente Niutta, poi dopo il ritiro si è rotto qualcosa. Che è successo in buona sostanza che non c'è stata neanche la possibilità di iniziare il campionato? No, una giornata l'ha fatta. Una Coppa Italia. Non avevo avuto la possibilità di trovare una squadra. In Coppa Italia. No, è la verità che ho letto un articolo di Niutta, del presidente Niutta. Che ci sta seguendo e ci manda saluti. Sì, sì. Ah, ok. Sono rimasto amico di Raffaele, sono contento.
mi hanno girato questo bellissimo articolo sul notiziario dove comunque si vede che mi stima, però diciamo che fondamentalmente la verità non è quella dove Agovino ha rifiutato, perché il signor Casillo, allenatore dei portieri facente parte del mio staff, si è comportato male all'epoca. La verità è che c'è stato il malcontento di 2-3 giocatori e si sono venduti l'allenatore. Scusami Massimo, ma essere considerato un allenatore scomodo significa non accettare compromessi, non essere aziendalista? Dovresti essere contento di questa etichetta. Però spesso hai visto, è un'etichetta, adesso non per tessermi le lodi, perché sennò scado veramente nel ridicolo. Prima c'era il signor Vivarini in diretta, no? Io con Vincenzo Vivarini nel 2009-2010 l'ho affrontato andata e ritorno, lui era a Chieti, ero all'Olimpia Agnonese. Furono due grandi confronti battendolo andata e ritorno d'altronde. In quei 4 anni in Molisani ho fatto veramente più che bene, dove mi aspettavo di ricevere qualcosina in più. Allora mi faccio una domanda: a Terracina prendo una squadra nel 2013-14 a 11 punti dalla prima e a 3 giornate dalla fine la porto 2 punti avanti, perciò prendo 13 punti alla Lupa Roma, poi per un punto non vinsi il campionato in modo veramente rocambolesco. Allora mi domando e dico, è stato il sottoscritto a non voler far carriera, oppure il mio carattere, oppure perché c'è gente che col calcio non ha nulla a che vedere e che si cimenta a fare cose che non... Ma voglio essere veramente, non lo so, sta di fatto non ho... Che... La cosa più brutta non è il fatto, e non siamo di parte, c'è solo stima reciproca, la cosa più brutta non è il discorso della Fragolese. Parlo riguardo quest'anno, è che dopo la Fragolese ci sono state almeno 3-4 squadre, garantisco io, che hanno cercato Massimo Agovino, e quando siamo andati al dunque dice no, Agovino no, c'è cioè il sabotaggio, cioè proprio eliminarlo dalla lista. Quello è stato, perché se un allenatore sa allenare, una persona che si comporta, infatti, voglio dire bene, la cattiveria è quella: se tu non mi conosci non puoi, fammi fare un colloquio, fammi spiegare il perché. Cioè non credo che un allenatore debba essere bersagliato soltanto perché, per dicerie. Io credo che l'ultimo punto che ha detto Massimo, che è la verità, che c'è tanta gente che vive di millantato credito, gente che comunque col calcio non ha nulla a che vedere. Le famose congiure. Ripeto, il dispiacere più grande è stato quello di essere stato chiamato da almeno, che mi ricordo io, 9-10 società, trovato addirittura con 3 squadre l'accordo economico. Il giorno dopo sono cambiate le carte in tavola dicendo: mister presidente si è spaventato, si sono drizzati i capelli, non possiamo più. E questo fa dispiacere. Mister, questo fondamentalmente è anche una forma di ignoranza. Questo fa dispiacere. Perché poi il campo, che il lavoro quotidiano, è certo. Invece facciamo una sfumatura sulla Salernitana dell'amico Iervolino, no? Cioè un'impresa è successa, proprio guarda caso, con l'allenatore Nicola, no? Allora Crotone, 14 punti in 28 partite, arrivò a 34 all'ultima partita, con l'Empoli si salvò, poi ne ha 16, con 2 partite da recuperare, meno 9 dal Cagliari, impresa quanto improba? Disperata, ma non fosse altro perché lo stesso Sabatini ha ammesso di aver fatto un grande errore. Quando il direttore sportivo dice: io ho preso dei calciatori esperti, che però non pensavo fossero così fuori forma e che non potessero dare un qualcosa in più alla squadra, io credo che purtroppo alla serenità è rimasto solo il pubblico. Che è veramente commovente. Come è successo a Torino. Ti faccio anche io i nomi: Fazio, Radovanovic, Ederson, Perotti. Che si è fatto male, ma che viene già da tanta inattività. Certamente Sabatini, ultimamente, che per me io ritengo che è il più bravo direttore,
ha dei problemi grossi, penso, perché un direttore sportivo che non sa dove attingere, no, ma non può dire che io ho sbagliato, non lo può dire, soprattutto Sabatini, che ritengo sia attualmente il più competente proprio in Serie A. È un modo per giustificarsi alla proprietà, ma che si giustifica? No, Sabatini sapeva Ha dato carta bianca, sì, Iervolino. Il progetto è questo, cercava di salvare il salvabile, certo. E cercavano il miracolo calcistico. È normale che poi si ripartiva da Sabatini e da Nicola per tentare subito la scalata in Serie A, perché mica puoi fare miracoli. Senti, invece Gaetano, venga a te. Ah, ci siamo? Ripartiamo con il secondo ospite. Mister, mi sente? Sì, un po' basso, però mi sento. Ah, ok, i collegamenti della tecnologia. Pro e contro praticamente. Allora, siamo a telefono in questo caso, sì. Allora, lei ritorna a Sorrento, pathos emotivo, dove ha lasciato metà del suo cuore. Mi racconta un po' com'è stato il suo percorso interiore quando ha ricevuto la famosa telefonata, parlo dell'estate scorsa. Sì, allora innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Saluto gli amici Massimo Adovino, il direttore Guernucci, il direttore Battiloro. Sicuramente sono persone che calcio lo masticano e sanno quello che dicono. Mi dispiace perché ho sentito così non benissimo, perché la voce purtroppo non la riuscivo a sentire, però mi dispiace molto per Massimo, perché Massimo è un grandissimo allenatore, è un allenatore che va capito, perché poi ognuno di noi ha le sue idee. E lui è uno veramente forte, e quello che gli posso dire è che deve stare tranquillo e che l'opportunità l'avrà sicuramente, perché lui è uno che deve stare nel campo, perché è uno che è bravo e che insegna calcio. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, sicuramente per me Sorrento rappresenta tanto, perché comunque le mie migliori vittorie le ho fatte proprio a Sorrento. Proprio ieri ho raggiunto 100 panchine. 100 con panchine, la mister, rosso nera. Insieme a Ripa, un altro bomber, siete la storia ormai di Sorrento. Sì, sì, diciamo che lui è ritornato proprio con me, perché alla fine gennaio. Insieme a lui abbiamo vinto due campionati e poi manca a fare l'apposta. L'ho voluto quest'anno perché ci voleva uno come lui, è una squadra giovane con 5-6 elementi esperti, però mancava qualcosa là davanti, e quindi Francesco è stato, nonostante l'età, è stato bravo ad inserirsi subito e a darci una mano. Quindi per me Sorrento rappresenta tanto, sicuramente quando sono stato chiamato non ci ho pensato due volte, perché al di là del... che negli ultimi anni, a parte la parentesi brevissima di Pomigliano l'anno scorso, negli ultimi anni ero stato sempre fuori Campania, quindi rientrare in Campania e proprio a Sorrento per me è stato un grande vanto, perché comunque diciamo che conosco l'ambiente, loro conoscono me, è un ambiente che si può lavorare tranquillo. No, sicuramente quest'anno non è come 15 anni fa, purtroppo la crisi c'è dappertutto, comunque con un budget limitato, però quello giusto per riuscire a fare il campionato che stiamo facendo. Scusate, ciao mister, sono Antonio Governucci. Volevo ricordare anche che comunque Renato Cioffi è l'unico allenatore campano che allena in Serie D, che ha il patentino UEFA, è l'unico. Bravo. Che può allenare in Serie A, ed è uno che, come Massimo Agovino, lo scorso anno, dopo aver fatto Mantova, tante piazze importanti, con tutto il rispetto di Pomigliano, della famiglia Pipola, si è trovato in una parentesi a Pomigliano, dove è vero che c'è la progettualità, il fatto di non stare fermi, ma cosa c'entra Cioffi a Pomigliano, o magari deve allenare queste squadre così? Perciò non c'è meritocrazia. E non si capisce il perché uno poi studia tanto, cerca di fare carriera e si ritrova in squadre di poco conto. Mister, sì. Le volevo dire, visto il pareggio anche di ieri, è stato un botte e risposta, no? Oramai siete una posizione di classifica tranquilla, però che strizza i playoff praticamente. Sì, ma
noi adesso il primo obiettivo era quello di una salvezza, anche se matematicamente non è così, perché mancano 8 partite, tanti punti, quindi 24 punti a disposizione, e non abbiamo partite, abbiamo tutti gli scontri fuori casa, però al di là di questo noi adesso viviamo partita dopo partita e poi comunque un occhio sempre ai giovani, perché stiamo cercando di inserire sempre più giovani in mezzo al campo. Quindi per esempio la partita di 2 domeniche fa abbiamo finito con 7 under in mezzo al campo, ieri abbiamo giocato con un 2004, un 2003, due 2002, quindi stiamo cercando anche di salvaguardare un po' che la classifica dei giovani, sapete bene che la classifica dei giovani di valore ti porta comunque qualcosa nelle casse della società. Cercheremo di raggiungere almeno uno dei primi posti, cioè fino al terzo posto c'è la possibilità, speriamo di rientrarci, e quindi adesso dobbiamo cercare di salvaguardare un poco tutto. Se riusciamo ad arrivare più in alto possibile, magari anche nei playoff, per noi sarebbe straordinario, però adesso noi dobbiamo pensare a quello che ci siamo prefissi dall'inizio, cioè di salvarci prima possibile e quindi di cercare di far giocare più giovani possibile. C'è il nostro direttore Gaetano Battiloro che anche lui vuole rivolgerle una domanda, prego. Ciao Renato, buonasera. Buonasera. Il buon Governucci gioca sempre di anticipo, perché io ti volevo fare proprio questa domanda. Oggi noi ci siamo sentiti. Sento male, ti ho detto, l'aria di Sorrento ti porta bene. Dopo i tuoi successi iniziali di allenatore che sono partiti proprio da Sorrento, ottenendo dei risultati importanti, io ero convinto che tu eri destinato al grande calcio. Che cosa ti è mancato? Perché non ci sei arrivato? Io ancora oggi dico che tu sei uno degli allenatori più preparati in Campania. Io la ringrazio per questa domanda e per quello che nutre verso di me, per la fiducia che nutre verso di me. Il discorso è che forse a volte uno si fa sicuramente l'autocritica, no? Io magari, avendo vinto giovane, io praticamente a 34 anni avevo vinto già due campionati e quindi ero già in C1 a 34 anni, forse ero un po' inesperto, mi sono fatto prendere dalle cose, ho fatto delle scelte sbagliate, però poi dopo ho avuto modo di comunque di diciamo tra virgolette rifarmi, però purtroppo quando uno ha un carattere forte diventa difficile poi andare d'accordo con tutti quanti, quindi forse con la maturità poteva essere un po' diverso, e magari sono stato consigliato sbagliato, ho fatto delle scelte sbagliate, e poi la cosa più importante è quello che voglio dire, ma non io mi prendo le mie responsabilità. Però purtroppo negli ultimi anni nel calcio c'è gente che non c'entra niente e quindi magari ti vai a confrontare con gente che, senza offendere nessuno, magari l'anno prima faceva il bagnino e poi si è messo a fare altra cosa perché magari aveva qualcosa di soldi e si è messo a fare il calcio. E io mi sono sempre scontrato per queste cose qua e molte volte ho lasciato anche dei contratti, la mia storia lo dice, perché io sono stato esonerato, ma sono stato esonerato 3 volte, le altre volte sono andato sempre via io lasciando pure lo stipendio e il contratto perché non mi trovavo d'accordo con le idee e magari soprattutto per quello che era stato promesso all'inizio, e quindi non avendo altra scelta ho preferito andare via e forse queste cose l'ho pagato. Va bene mister, io la ringrazio con la promessa di rivederci nei playoff. Ricordiamo delle sue 100 partite, 50 vittorie, 33 pareggi e 17 sconfitte. Sì, diciamo che quest'anno la media sconfitte si è alzata un attimo, perché nei primi 2 anni ne ho persi solo 6. Quindi quest'anno ho alzato la media delle sconfitte. Di nuovo e a presto. Grazie, buona serata e un abbraccio a tutti gli amici. Buonasera. E andiamo? Nuovamente in pubblicità. A tra poco. I nostri amici sponsor vi attendono.
Impotenza? Eiaculazione precoce? Disturbi prostatici? Problemi urologici di natura oncologica? Niente paura. Rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per due impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, comprovata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e... finalmente, ritorni a sorridere! Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. Per un sorriso alla portata di tutti! Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. Attenzione, questa emittente la potete vedere anche a livello nazionale con il sistema HBBTV. Hai una Smart TV collegata a internet? Vai sul canale 221 del digitale terrestre, premi il tasto rosso e seleziona il logo della nostra emittente. Potrai avere tutta la nostra informazione e l'intrattenimento dove vuoi e quando vuoi in tutta Italia. Canale 221, premi il tasto rosso, sarai proiettato nel futuro della TV. RTN, la TV di tutti, per tutti. RTN TV, per la tua pubblicità. Info 081 505 30 23. Siamo rientrati in studio, ci è venuto a trovare un ospite, una collega, giornalista, scrittrice, che devo dire che io caldeggio da molto, visto i suoi lavori e le collaborazioni. Soprattutto anche lei si occupa ovviamente di vittime della camorra, delle mafie. Sto parlando di Anna Copertino. Ciao. Buonasera Davide, e benvenuta. Grazie. Allora, presenti questo libro, Maradò. Sì. Se lo fai vedere anche fuori della regia, ecco, che è un viaggio emozionale nella Napoli che lui ha sempre amato, dietro un alternarsi di racconti di persone che l'hanno vissuto e dietro anche un ricordo indelebile tuo che l'hai incontrato grazie a Emilio Campora, storico medico sociale del Napoli, che era amico di papà, no? Sì, innanzitutto sì, una città che ama, quindi le voci delle persone semplici ma anche di persone diciamo più autorevoli, quindi tecniche, come giornalisti tra cui appunto anche Massimiliano Bonardi. E soprattutto la coralità unica, cioè l'amore per quest'uomo che in qualche modo è figlio di Napoli realmente, e come molti dicono forse è veramente l'altra faccia della medaglia, cioè sono esattamente insomma
splenici Napoli e Maradona, e non è un caso che la scelta di fare un lavoro dove ho voluto che fosse la gente a raccontarlo è stato proprio per uscire un po' fuori dai soliti cliché e stereotipi che purtroppo hanno sempre la tendenza a raccontare Diego Armando Maradona. Tra le tante voci che poi, ecco, mi auguro che le persone insomma compreranno questo libro e lo faranno loro, diciamo i store dove lo possono acquistare? In tutte le librerie, presso ovviamente il sito della casa editrice, su Amazon, ma la Feltrinelli, la Mondadori, veramente ovunque, perché è ben distribuito. Un libro che contiene anche un QR code con delle immagini che sono molto emozionali anche loro, e una serie di foto dell'epoca, ma anche di quello che è stato all'indomani della notizia della morte, il quartiere di Fuorigrotta, lo stesso che si vestì d'azzurro insieme alla città per osannarlo con tutto quello che ci ha fatto vincere, così l'ha fatto anche per ricordarlo. Anna è riuscita in una chicca. Sì. Sì, io ecco. Ci tengo a raccontare sempre una cosa, che tra tanti nomi, veramente tanti, bellissimi, Maurizio De Giovanni come prefazione, c'è una voce femminile a cui io tenevo tantissimo. Devo ringraziare Max perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi con Cristiana Sinagra, perché era giusto che ci fosse anche la voce emozionale di una ragazza che da Diego ha avuto un figlio, quindi c'è qualcosa che testimonia quell'amore. Infatti. E poi per fortuna poi c'è stato il riconoscimento e tutto, certo. E Diego sembra veramente lo stampo del papà, anche nelle movenze, negli atteggiamenti e tutto. Sì, il nipote ancora di più. Ancora di più, è vero. Senti, da pochi giorni si è celebrata la giornata nazionale. Sì, il 21 marzo. E in memoria del ricordo appunto delle vittime. E tu hai scritto un'antologia, sì, di 28 racconti con 28 autori diverse di vittime di Camorra, praticamente. Ho voluto far fare memoria di 28 vittime. Un giorno per la memoria, ricordiamo, sì, il testo. Ecco. Un giorno per la memoria, proprio perché per me ogni giorno è un giorno per la memoria. Sicuramente il 21 marzo è la giornata nazionale dell'impegno e della memoria di tutte le vittime innocenti di tutte le mafie, però per me insomma anche il 22 e il 23, e quindi ho voluto fare un discorso di coralità coinvolgendo colleghi giornalisti e scrittori, a ognuno di loro affidato la memoria di una vittima innocente di mafia Camorra e 'Ndrangheta, proprio affinché queste persone non cadessero nella dimenticanza, perché c'è una differenza tra il ricordo e la memoria, quindi la memoria è fondamentale, è qualcosa che lascia una traccia che deve essere indelebile. Senti, Anna, c'è anche un'altra caratteristica, che gira per le scuole, infatti mi ha dato l'assist, trasmette questo messaggio, esatto, ai ragazzi che poi recepiscono e soprattutto sono curiosi e vogliono partecipare. Infatti la divulgazione della cultura della legalità è fondamentale, ovviamente con gli organi preposti, con dei moderatori come siete voi, no? Certo, soprattutto è stato bellissimo quest'anno, dopo insomma tanta chiusura per la pandemia da Covid-19, ritrovarsi, e ho apprezzato tantissimo il lavoro, il proporsi della famiglia Mir, che hanno permesso al Plaza, alla Cacia, che io insieme a tanti familiari di vittime, a tanti relatori, giornalisti, magistrati, incontrassimo le scuole, perché è nelle scuole che si inizia a fare memoria, è nelle scuole che si deve inculcare il concetto di educazione alla legalità, che è fondamentale, soprattutto per la Campania, che purtroppo vanta un numero altissimo di vittime innocenti. Prima parlavamo del femminicidio, pensa, 103 donne uccise solo nel 2021, giusto per dare un dato significativo. Invece Max, con te parliamo di un'iniziativa solidale, l'associazione infermieristica Attori per Amore, che organizza in quel di Castellammare di Stabia, allo Stadio Menti, calcio per l'autismo. Esatto. È una manifestazione di calcio, c'è un quadrangolare, partecipano una mista di infermieri e diciamo operatori sanitari, poi c'è un'altra squadra che diciamo è legata ai dipendenti del comune di Castellammare. C'è la nazionale del Regno del Due Sicilie e poi ci siamo noi. Esatto. E ci siamo noi, ci sei tu in campo e io sono in panchina. Io sono in panchina. Meno di esserci anch'io. Esatto, con una mista di attori, ecco, di attori, artisti. Francesco Cicchella, che è praticamente sold out in teatro, il suo nuovo spettacolo Bis. Esatto. Simone Schettini, il fondamentalista. Ci sarà Angelo Di Gennaro, esatto, che ci verrà a trovare, e poi in campo vedremo delle non vecchie glorie.
storie, dei giocatori ancora che si mantengono bene. Già accenniamo. Lo stesso Gianni Improta, che ancora a oltre 70 anni, diciamo, dice la sua. L'arciere, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Iezzo, Gennaro Iezzo, insomma, sarà, ma soprattutto è un'occasione, per diciamo, dare conforto alle famiglie che soffrono moltissimo questo problema. Infatti ricordiamo l'autismo, che cos'è? Un grave disturbo del neurosviluppo, sì, che altro è pregiudica l'interazione, diciamo, sociale. Che ha una serie, sì, che ha una serie di caratteristiche dove da una parte hai un perfezionamento di certe situazioni, però in altri momenti hai una completa obnubilazione proprio legata. Infatti, c'è anche una statistica, sì. Uno su 100. Su 60 milioni che siamo noi italiani, 600.000 soffrono di questo grave disturbo. Di questo grave disturbo. Okay. Quindi ci auguriamo che vengano in tanti proprio per poter finanziare questa campagna. Ricordiamo c'è anche una campagna che sostiene l'Ucraina. Sì, no? Contemporaneamente ovviamente legato a questa problematica che speriamo... Che domenica, dai, diamoci questa speranza, che domenica finisca, domenica finisca la guerra. Napoli gioca alle 15, noi siamo di scena di mattina. E poi comincia la guerra di Bergamo. Esatto, bravo. Sì. Facciamo una chiosa finale. Sì, ho visto che è passata prima la locandina, sì. È un invito che ho fatto anche a te. Martedì 5 aprile saremo nelle cisterne di questa pizzeria che si chiama Anna Re. Ringrazio tantissimo Anna che mi ha permesso, insomma, di essere lì a presentare il libro con un parterre d'eccellenza veramente, perché ci sarà Corrado Ferlaino, Maurizio De Giovanni, Giovanni Francini, che si è reso subito disponibile. Quindi veramente tante belle persone, quindi sarò felice se anche tu, insomma, vorrai farci l'onore di essere con noi. Grazie, vi scenderò la cosa. Allora, io mi commiato, vi saluto per il tuo grazie operato, vi faccio i complimenti. Grazie mille. Che hai su Rodda, è una bellissima rubrica, parla sempre di Vitte di Camorra. Grazie per essere portavoce della rappresentativa giornalisti sportivi qua in Campania, e ovviamente anche per il tuo operato che fai sul campo, sul territorio. Teleton, ecco. sai che esatto, sono bravo, un fautore, esatto. So qualcosa anch'io. Ringrazio entrambi e do praticamente la palla, la scena, praticamente alla pubblicità. Grazie. Grazie a te. E balla Napoli, quando Napoli fa culo. E balla Napoli. Ciao a tutti gli amici di Football Show. Un abbraccio e un saluto caro dal vostro Mino Bracciola. Questa settimana non vi parleremo di mercato, ma bensì di come guadagnare con il calcio. Voi vi chiederete come? Con le bollette. A tal proposito vi invito a seguire i consigli del nostro esperto, il numero uno, il top, ma che dico il top? Il top dei top, il guru delle bollette, il nostro Totti. Allora Totti, per la prossima giornata di campionato, su quale squadra ci invite a giocare una bella 5 euro? Risultato esatto, Napoli-Udinese 2-1 per il Napoli. Grande Totti, questa bolletta è anche di buon augurio per il nostro amato Napoli. Ma quale esperto di bollette, Mino? Noi la bolletta ci vogliate che sai, 1500 euro di luce, per arrivare. Mannaggia, marmellate! Oggi col segno di poi, a partita giocata, possiamo dire che il nostro Totti ha indovinato il risultato esatto. La registrazione che avete visto era della settimana scorsa. Allora, prima di salutarvi, vi lascio la solita perla di saggezza del nostro amato mister Spalletti. Se tu sai che domenica fai un fallo e ci fai avere un rigore contro, rimmelo prima che non ti faccio qua, statta a casa! E con questo è tutto, dal vostro Mino Bracciola la linea può tornare allo studio. Forza Napoli, a voi e famiglia. E ricordate sempre, andrà tutto bello, andrà tutto bello. E balla Napoli, quando Napoli fa culo. E balla Napoli. Non è tutto oro, lo dice Battiloro, questa settimana a ospite Antonio Governucci. Antonio, in questa mia piccola rubrica, seguita, preceduta dalla sigla musicale dove a un certo punto dice non avere paura,
Io che ti conosco da sempre, tu non hai mai avuto paura di confrontarti con nessuno nel calcio. Questo saperti confrontare, questo non avere paura, è sinonimo di grande personalità o di grande incoscienza? Inizialmente è stata l'incoscienza, è stata la fame, è stata la voglia di mettersi in mostra, di mettersi in gioco, non avendo, come ho detto già in passato pure con voi, non avendo un vissuto da calciatore, allora era l'incoscienza, era il fatto di dire mi metto sul mercato e dimostro di essere uno valido. In Campania soprattutto, in queste categorie, se non sei un leone in questa giungla ti mangiano, e siccome io ho fatto parte, iniziando presto, dei grandi volponi del calcio, dovevo farmi apprezzare in un modo importante, e poi col tempo subentra l'esperienza, e quando sono usciti un po' fuori, tra virgolette, i grandi del calcio, io ero giovane, sono giovane, e con gli altri che sono succeduti non ho mai avuto problemi, sono sempre stato visto in un modo diverso, con grande personalità, perché poi dopo è subentrata l'autostima, e l'autostima poi ti porta alla personalità. Questo fatto di non aver avuto un grande vissuto come calciatore ti ha più aiutato o ti ha più penalizzato nel lavoro che poi hai intrapreso nel calcio? Di solito si dice penalizzante, perché puoi entrare dalle porte principali in alcuni contesti. Invece, per quanto mi riguarda, sono contento, dispiace, perché la mia passione era giocare, fare il calciatore. Però dall'altra parte sono contento, perché mentre gli altri continuavano a giocare, io cerco di studiare tutti i calciatori. Ricordo quando leggevo le pagine del Corriere dello Sport, leggevo mai la prima pagina, ma sempre le ultime pagine, quando si partiva dalla Serie D, dalla C2, vecchia C2 e C1, quindi per cercare di imparare a intraprendere, per poi farmi trovare pronto qualora venissi chiamato in causa, come è successo poi nell'arco degli anni. Tu hai fatto il direttore sportivo, però io ho visto sempre in te una grande qualità, quella di intermediario. Tu prima, in maniera molto affettuosa, ti sei definito addirittura Magliaro. Io non credo, ho visto te come si muove sul mercato, e con grande umiltà tu dai calciatori nelle categorie dilettantistiche e in quelle professionistiche. E una frase tua che mi ha colpito nel passato è stata quella di dirmi: caro Gaetano, i soldi non conoscono le categorie. Spiegati meglio. Ad esempio, è bella come frase. Noi diciamo, veramente l'hai detta, ma non era proprio così. Era quando noi andiamo a fare, c'è una metafora di noi napoletani, diciamo un chilo di ferro e un chilo di paglia. Il chilo di ferro è un pezzettino di ferro, un chilo di paglia è una montagna di paglia, ma alla fine la sostanza è sempre quella. Quindi io dicevo: Gaetano, guadagnare 1000 euro tra i dilettanti e 1000 euro in Serie A sono sempre 1000 euro, sono sempre 1000 euro, e quindi i tanti 1000 euro ti portano poi a toglierti tante belle soddisfazioni, come la fortuna, la volontà, il progredire mi ha aiutato a togliermi tanti sfizi, a crearmi la famiglia, come dissi 2 anni fa quando mi ha invitato, e a realizzare un sogno che volevo da una vita, quella di realizzare una casa per la mia famiglia, e il calcio fino ad oggi me l'ha regalato senza chiedere nulla a nessuno. Poi il termine Magliaro me lo autodefinisco io, in passato le male lingue lo autodefinivano, non è assolutamente un complimento, perché venendo dalla strada, essendo una persona educata ma sveglia, credo che mi sono fatto apprezzare. Io nasco direttore sportivo, nasco intermediario, io sono uno che voleva cercare di fare qualcosa, cerco di fare qualcosa nel calcio. Siccome oggi tanti presidenti vogliono fare loro i direttori sportivi, siccome ho una grande dote, 1 miliardo di difetti, una delle mie poche doti è quella di vedere molto lontano. Tu lo sai, me l'ha sempre detto e lo ribadisco, me lo autodefinisco. Prima che lo facciano i presidenti, l'ho letta 10 anni fa, 5-6 anni fa, anziché fare il burattino di alcuni presidenti, visto che tanti presidenti vogliono farsi loro la foto con i calciatori, che si facessero loro le foto, io faccio l'intermediazione, mi danno i soldi e chi si è visto si è visto. Un'altra frase tua che mi ha colpito nel passato
è stata quella che alla fine nel calcio si parla, ognuno può essere competente, ogni società può dire la sua, però la differenza la fa il conto corrente. Tanti calciatori, tanta gente, quando tu vai a parlare si fregiano di dove hanno giocato, di quello che hanno fatto. Io invece non ho giocato a certi livelli, ero anche bravino a livello giovanile, ma non ho avuto la possibilità, uno perché mio padre, giustamente come già ho detto, era un venditore ambulante, era disoccupato, oggi ringraziando il Signore da 25 anni ha un lavoro fisso all'università, all'epoca doveva vedere dove usciva il sole, io sono il primo dei tre figli e quindi non potevo chiedere soldi a papà. La seconda è stata poi la soddisfazione di mettermi in gioco, quando vedo tanta gente che ha giocato in Serie A, allora mi fa piacere sedermi al tavolo e parlare di calcio. Credo che almeno in questa materia di non andare mai in difficoltà, non è presunzione, è autostima e è il vissuto. A volte tanti vendono quello che non sono e ho sempre detto a tante persone, è inutile parlare, per me contano due cose nel calcio, il conto corrente e i risultati. Il conto corrente va ad eguagliare il tempo che toglie alla famiglia. I risultati non si potranno mai cancellare, nel bene e nel male. Pensi di ritornare un giorno a fare il direttore sportivo o credi di aver ormai intrapreso la strada che più ti è gradita, quella appunto di intermediario? Perché per me diciamo, la definizione giusta è questa. Sì, perché non sono un procuratore, sono un intermediario, sono una persona che... un manager, uno che si mette... cerca di trovare una soluzione a un allenatore, a un calciatore. Il procuratore, non avendo il titolo, ma essendo un direttore sportivo professionista, ho la facoltà di avvalermi di un legale, dove abbiamo vari uffici da 2 anni e dove non abbiamo potuto esercitare a 360 gradi per questa maledetta pandemia. Ma sicuramente la mia voglia, la mia volontà è quella di fare intermediazioni internazionali come mi sono avvalso in questi anni. Qualora dovesse uscire qualche pazzo in qualche categoria, è importante, in qualche situazione consona a me economicamente, magari cercherò di valutarla. Tu hai dato calciatori un po' dappertutto, ultimamente anche all'estero. Qual è stata l'operazione che più ti ha gratificato, che più ti ha reso felice, e qual è stato invece il calciatore dal quale ti aspettavi molto di più e che ha deluso le tue aspettative? Parliamo sempre dei calciatori che hai gestito tu. Quella più gratificante sono state due, vabbè tre, è stato Dodò, che il primo anno veniva dalla Fro Napoli, essendo un extracomunitario non poteva giocare tra i professionisti, quindi poteva solo giocare o all'estero o tra i dilettanti. Io gli ho dato la possibilità di farlo giocare in Serie A Malta, primo anno non fece bene, lui è un 90, già aveva 30 anni nel 2020, e fu riconfermato con una nuova proprietà dove si espresse al massimo, vinse il pallone d'oro come miglior calciatore maltese e approdò in nazionale dove ha giocato le qualificazioni mondiali. L'altro calciatore importante è stato Faisal El Bakhtawi, quello della Nocerina, che l'ho portato anche lui a Malta lo scorso anno ed oggi è uno dei perni dell'Amano Spartans e già un contratto pluriennale per i prossimi anni. Poi è stato Nicola Leone che, partendo dal basso, è diventato un giocatore che ha vinto lo scudetto con Enzo Potenza e ha partecipato dai dilettanti, ha fatto preliminari di Champions League. Quello che mi sarei aspettato di più invece è stato il ragazzo marocchino che avevo portato con me, Soufiane Lagzir, che ha delle grandi doti, classe 94, dove un po' per gli infortuni, un po' per il suo carattere, ha un po' deluso le aspettative e sotto quel punto reputo che abbia un po' fallito l'operazione. Il pregio e il difetto di Antonio Covernucci? Un pregio, sono molto... Sembro un po' rigido, ma sono un buono di carattere. Uno dei difetti maggiori, che sono permaloso e molto orgoglioso. Pensi che il tuo futuro sia in Italia o di ritornare all'estero quanto prima? Prima ho detto il mio pensiero su Massimo Covino quando parlavo che il suo errore, a mio parere, è stato quando è tornato in Campania. Io spero di
valorizzarmi all'estero per tornare grande in Italia. Prima Antonio si parlava degli allenatori e proprio di Massimo Agovino si diceva che ha un carattere particolare. Ma oggi per un allenatore avere un carattere particolare significa essere giudicato in negativo. Una volta era un pregio degli allenatori, oggi sta diventando un difetto. Però vorrei vedere chi giudica questi allenatori e gli altri allenatori se sono meno peggio di Agovino o di chi ha il carattere, parlavamo di Agovino perché era ospite con noi, o di chi ha il carattere come Agovino. Io credo che tanti nascondono dietro tante maschere, uno invece veritiero porta una brutta nomea e quindi lo stesso vale anche per me. Tu sei amico di quasi tutti gli allenatori, con chi è che ti sei trovato bene proprio quando hai fatto il direttore sportivo? Ma io con tanti allenatori ho legato, con qualcuno ho litigato, ma forse se ne contano sulle dita delle mani. Io sono rimasto deluso da un allenatore e sono rimasto contento da tanti. All'epoca con Squillante mi sono trovato bene a livello proprio di persona, poi dopo con tutti coloro che ho lavorato ho avuto sempre un bellissimo rapporto, con Rufini, con Emilio Longo, con Ciaramella, a Malta con Emanuele Blasi, con tanti allenatori. Io con un solo allenatore non mi sono trovato bene e ognuno va per la sua strada. Tu hai avuto una bella esperienza a Torre del Greco, sì, con il presidente Colantonio e col direttore sportivo Primicile, con l'attuale direttore sportivo Primicile. E ho visto che sei rimasto molto amico sia del presidente che dello stesso attuale direttore. Che cosa ti ha dato questa esperienza con questi due personaggi oggi molto importanti nel calcio e soprattutto una piazza come Torre del Greco? La prima cosa mi ha dato lustro per valorizzare di più la mia persona. La seconda cosa è stata, sono stato io a pesare le due persone. Non ho mai sbagliato, loro dopo 3 anni non hanno mai trovato una persona dove possano dire che Governucci, oltre al proprio compenso, abbia guadagnato un euro extra. Non per essere un cosiddetto prete, ma perché è la verità. E siccome ho cercato di legare a livello familiare con Rosario, Primicile e con Colantonio, qualora io dovessi e volessi entrare a Torre del Greco per una qualsiasi cosa, ho sempre le porte aperte e questo mi ha dato motivazione in più per essere amico della famiglia Corallina. Grazie Antonio Governucci, alla prossima, è stato un piacere intervistarti, al di là del rapporto di amicizia che ci ha sempre legato. Grazie a te, a tutto lo staff, alle persone, agli ospiti e alle persone che ci hanno seguito. Impotenza, eiaculazione precoce, disturbi prostatici, problemi urologici di natura oncologica? Niente paura, rivolgiti ad uno specialista. Il dottor Luigi Castaldo, urologo, andrologo ed esperto in chirurgia robotica, vi aspetta per una consulenza presso gli studi di Sant'Antimo, a Fragola, Napoli. In sede è possibile eseguire ecografie urologiche, cistoscopia flessibile, uroflussometria e l'innovativo trattamento ad onde d'urto per la disfunzione erettile, la prostatite e gli incurvamenti del pene. Per info www.luigicastaldo.it. La tua dentiera si muove? Bloccala con l'implantologia. Nei centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, in un'ora blocchiamo la tua dentiera mobile superiore o inferiore a partire da 600 euro per 2 impianti a carico immediato. Un sistema semplice, economico e minimamente invasivo. In solo un'ora la tua dentiera non si muoverà più. Di basta agli adesivi per dentiera. Migliaia di persone hanno già scelto Tech Implant. La Tech Implant, azienda leader nei sistemi di implantologia dentaria, affida i centri di eccellenza solo a chirurghi implantologi di fama internazionale, con provata esperienza e professionalità. Scegli centri di eccellenza in implantologia Tech Implant. In Campania il centro di eccellenza Tech Implant è a Torre del Greco Napoli, in Viale Campania 19, presso il centro odontoiatrico del dottor Giovanni Sansone. Chiama con fiducia per una visita implantologica gratuita al numero verde 800 911 472 e
finalmente ritorni a sorridere. Centri di eccellenza in implantologia Tech Implant, per un sorriso alla portata di tutti. Una foto è più di un ricordo. Una foto digitale è per sempre. La fotografia by Jenny Puca. Album digitali, filmati per tutti i tipi di cerimonie. La nostra professionalità e la vostra sicurezza. Richiedi informazioni al 338 77 10 317. La fotografia by Jenny Puca, via Roma 67, Sant'Antimo Napoli. Attenzione, questa emittente la potete vedere anche a livello nazionale con il sistema HBBTV. Hai una Smart TV collegata a internet? Vai sul canale 221 del digitale terrestre, premi il tasto rosso e seleziona il logo della nostra emittente. Potrai avere tutta la nostra informazione e l'intrattenimento dove vuoi e quando vuoi in tutta Italia. Canale 221, premi il tasto rosso, sarai proiettato nel futuro della TV. RTN, la TV di tutti, per tutti. RTN TV, per la tua pubblicità. Info 081 505 30 23. Siamo ritornati in studio, Eugenia, sì, confrontiamoci subito ovviamente con la nostra social media, Anna, esatto. Come si evolve praticamente il sondaggio? Allora, quindi in conclusione, questo sondaggio di stasera termina con la vittoria del 4-3-2-1, anche se molti spettatori vedevano come altra possibile soluzione plausibile 4-2-3-1. Per quanto riguarda invece i sostituti, abbiamo un pareggio tra Jesus e Mertens e Zanioli con Onas. E praticamente c'è chi pensa che Mertens centrale potrebbe valere e chi vorrebbe dare comunque opportunità al giovane Zanioli, che appunto è nuovo in squadra, e chi pensa che Onas accostato a Zanioli sarebbe appunto ottimo, un'ottima soluzione. Grazie. Volevo ringraziare tutti per la partecipazione di stasera, che è stata appunto consistente. Ricordiamo anche il numero di telefono, dove possono contattarti. Ecco qua, ecco, in sovraimpressione 334-7303-774. Quindi mi hai dato uno spunto su per parlare con Antonio, si parlava di Zanioli, ma può mai un allenatore esperto bruciare una partita così importante, un ragazzo? Ma io credo che Zanioli innanzitutto possa rappresentare il futuro del Napoli e può essere una plusvalenza importante. Io a mio avviso farei giocare Zanioli, dico la verità, perché non solo è un giovane, ma se un giovane è valido preferisco valorizzare il mio giovane. Juan Jesus tra qualche anno può darsi che andrà via, è uno straniero, ma non per mancanza di italianità, però credo che Zanioli abbia dimostrato di essere un giocatore valido. Poi prima parlavamo, mi riallaccio giusto 20 secondi, ma parliamo di Spalletti, ma Spalletti sta facendo un capolavoro. Sta facendo un capolavoro, noi di cosa vogliamo parlare? Di Spalletti? Io spero che Napoli possa vincere da tifoso lo scudetto, ma se non dovesse vincere lo scudetto, intanto ci ha fatto sognare di stare lassù. Spalletti veramente è stato un allenatore che a mio avviso, quando è arrivato, io non lo apprezzavo. Mi ha fatto cambiare opinione, quindi forza a Spalletti, complimenti per quello che sta facendo e soprattutto quanto sbaglia, perché è un essere umano, è un allenatore, quindi certo. Sta dimostrando veramente di portare in alto e gestire una piazza difficile come Napoli. Infatti, a posto di piazze, mister, parliamo della strega di Benevento, praticamente è ottava in classifica, si è fatta rimontare dal Frosinone che l'ha agguantata, la partita secondo me più brutta della stagione, nonostante i recuperi di Barba e la Padula, poi si trova veramente a 8 punti dalla Cremonese, deve recuperare la partita con il Cosenza e sabato praticamente c'ha il vertice, lo scontro con il Pisa. E martedì invece un'infrasettimana al Reggio Calabria, come dire, ogni partita è una finale a questo punto. Credo che lo stesso Caserta non si aspettava magari esatto.
con l'organico che ha. Sì, con l'organico che ha, ma conosco il mister e sono convinto che sia veramente infelice in questo momento, così come l'ambiente, però per le potenzialità della squadra io credo che abbia tutte le possibilità per rifarsi in questo rush finale. Sono tutte partite da dentro fuori, lo sanno benissimo in società, lo sa benissimo l'allenatore. Certo che mancando l'obiettivo sarebbe veramente un bel flop. Per le risorse anche, sì, economiche. Per la squadra, chiaro. Senti, Chetà, ti accendo subito. L'Avellino, pure lei a corrente alternata, no? Vi ricordo che il tonfo col Palermo, pareggio Piovaccari praticamente al 92esimo, poi si riscatta a Taranto con Bove, poi perde col Catania nel recupero, poi praticamente vince a Picerno, no? Come dire, alti e bassi anche lì. Che incongruenza c'è con la squadra di Gautieri? Io credo che se prendiamo tutte le squadre di alta classifica della Serie C, tutte hanno avuto, diciamo, gli alti e bassi. Anche la stessa Durs, la squadra che io praticamente adoro perché la mia città ha avuto dei momenti bellissimi e ha avuto momenti altrettanto ma è come brutti, questo momento altrettanto brutti. L'Avellino è partito alla grande Gautieri, poi ha avuto questi due risultati in casa col Messina e col Catania, dove era cimolato appena un punto, addirittura sembrava che dovesse ritornare di nuovo Braglia, poi non è stato così. Gaudieri è andato a vincere a Picerno, alla fine si dovrà accontentare insieme al Catanzaro, insieme ad altre squadre, o del secondo, terzo, quarto posto, i playoff praticamente li raggiungerà tranquillamente alla grande, deve cercare solo di migliorare la posizione in classifica, perché una migliore posizione in classifica ti può dare dei benefici delle agevolazioni durante la fase dei playoff. In questo momento è terzo, ricordiamo, praticamente ha ridotto le distanze dal Catanzaro. Invece Antonio, piove sul bagnato. Dottore Del Greco, poi ricordiamo il posticipo Avellino Turris praticamente tra pochi giorni, come dire, prima rivoluzione del gioco, 8 sconfitte negli ultimi 11 incontri, praticamente ha dovuto rinviare di nuovo il recupero col Campobasso, rinviare con il Francavilla, con tutte queste positività a Catanzaro, praticamente quasi stavano scendendo in campo, si sono ritrovati con 5 positivi, una squadra falcidiata, no? Cioè, c'entra anche la sfortuna oltre alla crisi di gioco, di identità. Sicuramente, però credo che la Turris abbia fatto un ottimo campionato. Poi, a prescindere da come siano andate alcune partite, forse la gente è di buon appetito, quindi quando vedono il bel calcio e le tante vittorie che ha fatto all'inizio di campionato Caneo, allora il tifoso prende il vizio. È normale che ci sono anche gli avversari e poi sono uscite fuori squadre importanti. Palermo ha iniziato male, poi sta andando alla grande. Io credo che proprio quest'ultima, il Palermo, devono stare attenti perché nei playoff può fare male veramente. È normale che il Catanzaro, poi subito dietro c'è l'Avellino, ma attenzione al Palermo perché il Palermo può far male. La Turris, ripeto, è stata fastidiata da infortuni, non ha fatto mercato importante a gennaio, ha valorizzato qualche 2003-2004 interno, quindi ha puntato più sulla valorizzazione, sul minutaggio. Ogni partita che la Turris ha giocato senza minutaggio o ha vinto o ha pareggiato. Ricordo invece che la Paganese, con quell'organico, si trova invischiata nella zona play-out, terz'ultima, a Potenza vinceva nel recupero, una sorta di spareggio salvezza, poi si è fatta rimontare in superiorità numerica, poi per giunta, praticamente a Potenza, e invece ha fatto un bel pareggio praticamente con il Palermo, la Paganese, dove stava lì, era in svantaggio, come dire, anche lei alti e bassi. No, ma la Paganese negli ultimi anni fa sempre questi tipi di campionato, quindi ci ha sempre fatto vivere abituati cercando di salvarsi al photo finish. È normale che ogni anno è una storia a sé, ogni campionato è sempre diverso, ma hai gli uomini giusti per potersi tirare fuori. Penso a Castaldo, a Diogo, anche per fare i primi che mi vengono in Murolo. Mente. Sì, giocatori di serie di categoria superiore, onestamente. Infatti questo stavamo dicendo, è come se fosse entrato nel suo DNA, no? Gli uomini di Grassatonia praticamente, come se fossero temprati. Invece mister, ritorniamo alla categoria per eccellenza che ha segnato praticamente la sua fama, no? Di allenatore, ricordiamo che lei ha vinto anche campionati di eccellenza, insomma, ecco.
Praticamente ieri si è disputato una sorta di amarcord, Giuliana Fragolese, praticamente, dove finalmente Giuliana è ritornata alla vittoria, era reduce della sconfitta con i Ghiardiatini, no? Biasiol, il difensore croato, segna in mezza rovesciata, e poi Cerone, il capocannoniere, sigilla una partita che è stata anche animata, battagliata, dove però alla fine il divario tecnico, nonostante il quarto posto della Fragolese, ha fatto la differenza. Giuliano veniva da, da due da qualche domenica difficile, esatto, onestamente. Esatto. Infatti c'era un po' di paura per questa partita. Sì, qualche amico mi è rimasto in quello di Giuliano, perciò sapevo della tensione da parte dell'ambiente, però diciamocela tutta, il Giuliano ha fatto la squadra per stravincerlo questo campionato. Certo. Ha fatto di tutto per andare in un girone un po' più abbordabile, facendo una super squadra. Il fatto che abbia battuto anche tre volte su tre la Fragolese la dice tutta, la Fragolese è una signora squadra. Se vogliamo pensare solo al capocannoniere che ha, insomma. Fabio Longo. La squadra è forte. 17 reti, no? Se non erro, insomma. Sì, però sta mantenendo ampiamente fede al campionato che doveva fare. Giuliano doveva vincere, credo che ormai con 10 punti avanti ha una manciata di partite dalla fine, non lo perderà. Approfittando mister che ha frenato sia in Nuova Florida, che ha perso addirittura a Monte Rotondo, e la Torre invece ha pareggiato. Ogni qualvolta si è inceppato Giuliano, così esatto. Il team Nuova Florida e le altre non facendo un risultato sotto, perciò è stato anche l'anno buono, no? si vede anche in queste cose. Il destino incide molto. Sì. Questo per quanto riguarda il girone praticamente G. Invece poi c'è il girone H, appannaggio delle pugliesi, no Gaetano? Praticamente il Cerignola sta facendo corsa a sé, come si dice in gergo. E le campane stanno tutte in fondo praticamente alla classifica, pensa al San Giorgio, no? Pensa alla Marignanese stessa, che hanno difficoltà, il Nola. Il Sorretti invece ha una classifica tranquilla e stava la prima con Cioffi. Questo è un girone tradizionalmente terribile. E negli ultimi anni difficilmente una squadra campana ha vinto in questo girone. E anche quest'anno purtroppo il Cerignola per me l'ha già vinto il campionato. Mi hanno deluso molto Casertana e la stessa Nocerina che però ha avuto grossi problemi. Da quando poi la stessa Nocerina si è liberata del suo presidente, ha cominciato a fare qualche risultato e tutte le altre alla fine sono convinti che potranno riuscire tranquillamente a raggiungere la salvezza. Per Marignanese, per lo stesso San Giorgio alla sua prima esperienza, e per lo stesso Nola, salvarsi in questo girone significa aver vinto il campionato. Certo. Invece Antonio, il girone I, che secondo me è il girone più tecnico della Serie D. Più tecnico per me è il G. Quello più di livello è il girone H, e il girone I è solo problematico a livello di logistica, credo. Se penso alle trasferte siciliane. Solo questo. Gaetano, abbiamo portato fortuna al direttore generale Bonamano, praticamente. Ha pareggiato col Trapani a Trapani e ha fermato la corsa della capolista, la Gellison. Mi fa piacere che questa trasmissione possa anche portare fortuna, però fino a un certo punto. Se puoi pensare alla Fragolese. Fino a un certo punto ci sono i meriti della Turis, i meriti dei giocatori, i meriti degli allenatori, delle società, quindi che alla fine possa portare pure bene tanto di guadagnato. Invece, mister Agovino, scendiamo un po' di categoria, poi ricordiamo. Ovviamente la vittoria del Portici, no? Che è stata clamorosa, veniva da risultati, la Parigite, invece la Cavese veniva da quattro vittorie di fila, e vedi come il calcio cambia poi dopo. Mi hai fatto una domanda sulla quale preferisco rispondere io, perché devo fare grandi meriti, riconosco grandi meriti al suo allenatore Sarnataro, che sta facendo un ottimo lavoro, con grande umiltà. Si sta togliendo qualche soddisfazione, e l'ultima vittoria contro la Cavese ieri è stata sicuramente una soddisfazione grande per tutti i ragazzi e per lo stesso allenatore del Portici. Meno complimenti li devo fare al suo presidente, poiché a Portici poi non si è mai capito chi fosse realmente il presidente, allora faccio nome e cognome, Pasquale Noia, il quale
deve sapere che per fare il presidente del calcio, per essere un buon dirigente, i soldi sono importanti ma non sono tutto. Se i soldi non sono accompagnati dall'educazione, dal rispetto, dall'umiltà di rispondere anche a dei messaggi o a delle telefonate, credo che faccia fatica a stare nel calcio, perché essere rispettoso nei confronti degli addetti ai lavori è una qualità ed è un qualcosa che poi si ritrova nel futuro. Lui è libero di decidere chi accreditare e chi meno quando gioca in casa. A casa sua può decidere come gli pare e gli piace, ma si dovrebbe degnare perlomeno di una risposta. In questa risposa speriamo arrivi. Senta mister, lei ha un'esperienza ventennale, no? Sul rettangolo di gioco, come il calcio si è evoluto, quanto è cambiato nella sua metodologia, penso anche alla preparazione atletica, all'approccio psicologico, per cui siete anche degli addestratori, no? Si può dire gli allenatori, cioè entrare nelle coscienze anche dei singoli calciatori. Il calcio è cambiato totalmente, sono cambiati come dicono gli altri importanti, sono cambiati gli spazi, sono cambiati i ritmi, sono cambiate le strutture fisiche, no? Prima giocavano giocatori non con questa fisicità, il calcio è diventato anche molto atletico rispetto agli anni, ma come cambiano le cose, così è cambiato il calcio di pari passo, ed era la logica conseguenza. Se ogni tanto mi è capitato di vedere dal vivo partite in Serie A, soprattutto quando abitavo a Terracina, no? Vedevo il Frosinone in Serie A, e ti passavano davanti dei giocatori che erano mostruosi, cose che 20 anni prima magari assolutamente era impensabile vedere quelle strutture e giocare a calcio. Senti, invece Antonio, arrivi anche dalla Serie A maltese, no? Mi ricordo, ecco, c'è anche dei buoni contatti con l'Ambron Spartans, ecco, mi viene in mente. Queste famose sinergie, quanto sono anche fondamentali per poi valorizzare i calciatori e dargli una dimensione internazionale? Se no, altrimenti verrebbe offuscato il loro talento qui in Italia, no? Ma sono importantissime, si dà l'opportunità proprio di valorizzare tanti calciatori che non hanno l'opportunità in Italia, non perché non siano validi, perché non siano ragazzi che vengono messi in mostra e vengono appartenenti ad un carro anche loro, a dei procuratori che li mettono in contesti diversi. Vanno all'estero dove, a differenza dell'Italia, esiste molta più meritocrazia, soprattutto in paesi molto più piccoli, nazioni molto più piccole come Slovenia, Malta, Svizzera, e dove fanno valere le proprie qualità. Questi calciatori poi dopo da lì hanno la fortuna di giocare in campionati olandesi, portoghesi, campionati asiatici come quello di Dubai e guadagnare tanti soldi. Magari qui avrebbero fatto tanta Serie D e tanta Serie C. Senti, invece Gaetano, parliamo di Palma Campani, rossoneri, no? Ormai manca un punto per questa formula fratricida, devo dire, dove le tre squadre si affronteranno in un triangolare dove una era esclusa, ahimè. Chi vedi favorita tra la Puteolana, che io considero un'altra che oramai ha fatto man bassa, e tra anche San Marzano siamo lì, perché poi l'incontro al Gobbato, il confronto diretto è finito in parità. Ma sicuramente questa è una formula ridicola, è stata un poco certo. Imposta dalla pandemia, perché presto in eccellenza si dovrebbe ritornare a due gironi come una volta. Le tre squadre di testa alla fine non hanno vinto nulla, dovranno incontrarsi, due saranno promosse, l'altra andrà a fare direttamente i playoff a livello nazionale, così come poi diventano difficili anche per le seconde, terze e le due migliori quarte. Io credo che la Palmese meriti di ritornare in Serie D, perché c'è un presidente, un uomo di vecchio stampo, un dirigente di grande spessore che si chiama Mario Rega. Quando c'è Mario Rega in mezzo a Palma Campania si fanno le cose per bene, le cose serie, e io sono contento che la Palmese possa ritornare presto nel calcio che conta, perché veramente mi piange il cuore vedere i rossoneri relegati da anni nei campionati, diciamo, al di sotto delle loro potenzialità. Mister Acquaviva, invece, che la griglia dei playoff del girone B, Ischia, Savoia, no? E la stessa Napoli United, che è riuscita a vincere una prova magistrale praticamente al Conte, chi vede favorita? Ma allora,
tornando a ritroso il discorso fatto il direttore, se ricordo bene, facevano già negli anni 80, giusto, i triangolari? Sì, sono ritornati, già... ricordo un Casoria San Giuseppe Ercolanese al San Paolo, perciò certo una regola un poco così, che invece di fare passi avanti il calcio ha fatto passi indietro, evidentemente. Per quanto riguarda la corsa nel girone B, che ritengo il migliore, credo che la Butiolana non abbia problemi a disputare gli spareggi e penso che io la vedo anche favorita nei... Sulla Palmese? Sì, rispetto a... Io ho visto la Palmese, da ex non me ne voglia il grande Mario Rega, credo che... Ma anche Langri? Sì, Langri ha una buona squadra, l'ho vista due domeniche fa lì al Gobbato, il famoso 0-0 di San Marzano. Esatto. Sì. 3.000 persone. Però io la squadra secondo me migliore è quella che ha più uomini, ha gli uomini giusti per vincerlo, secondo me è la Butiolana. Secondo me è un modestissimo pareggio. E chiudiamo, senti Antò, l'obbligo degli under nella Serie D quando l'ha fatta scemare il potenziale tecnico? Ma l'under per me voleva essere una cosa buona per i nostri giovani, ma io sono sempre del parere che se uno è bravo gioca senza carta di deve giocare senza l'obbligo, perché onestamente pensare ancora che un 2002, un 2001, 20 anni siano ancora under per giocare in eccellenza in Serie D, io credo che sia vergognoso se pensi che Borussia Dortmund fa giocare in Serie A giocatori di Borussia Dortmund, oppure in Spagna il Getafe, cioè tanti calciatori. La Champions League, l'Ajax non li convoca nemmeno. Giocano a 20 anni. Quando cambieremo questa mentalità, forse crescerà anche il discorso riguardante alla fase iniziale che hai fatto sulla nazionale. Certo. Davide, ma io vorrei conoscere questa persona che ha inventato questa norma. Perché è allucinante, perché come diceva giustamente il buon Governucci, questa norma nasce per favorire i giovani ed è stata la distruzione dei giovani, ma è normale che un calciatore non appena esce fuori età per essere considerato un under non viene più preso in considerazione, si sono distrutti centinaia e centinaia di calciatori bravi negli anni solo perché molte società, non essendo più under, li consideravano calciatori non all'altezza. Non è così, perché come diceva Guarnucci, come diceva lo stesso mister, nel calcio chi è bravo gioca, è sempre stato così e sempre così dovrà essere. La famosa meritocrazia. Tranne i figli dei papà. Siamo partiti con quelle, così chiudiamo. Sì. Allora, non ce ne sta altro che commiatarci. Sì, esatto. Salutiamo i nostri ospiti. Ecco. E ringraziamo insomma per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie, io ringrazio la postazione social di Anna Distinto, gli eminenti illustri addetti ai lavori, ringrazio certo. te Eugenio, grazie a te. Regista, il nostro direttore e chiudiamo, sfumiamo le immagini con i veri saluti dei VIP, i secondi, con tante ammiccanti attrici. Buonanotte e grazie sempre Campania. Questa voglia ci abbraccia, che ci fa chiagnere su una, che non mi tena sto sentimento, che fa volare sta fantasia, cantando i vittori da mia, che non mi tena sto sentimento, si pure sto lontana te, non vedo calore dovrei, gamba spettana, questo momento. Sola una bula, non basta né parola per cantare quella che senta te. Una volta all'anno una bula, se tu è più bello sola una bula, e canta sta canzone, tu sai quella che senta te.
bocca al lupo per il tuo nuovo show, esatto. Football Show. Assolutamente un in bocca al lupo alla nuova trasmissione Football Show. In bocca al lupo e vi seguirò con molto 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 piacere. Ciao. Un grande in bocca al lupo al mio amico Davide, che lo merita perché è un grande professionista, e poi io sarò tua ospite sicuramente. A presto. A presto, ciao. Un saluto e un grandissimo in bocca al lupo a Davide per questo suo nuovo programma dove noi saremo ospiti, quindi in bocca al lupo, sperando che il lupo sia sempre vivo. Marisa, un numero programma. Football Show. Ok. Esatto. E non lei ti ha fatto tutto questo bene. Esatto, ovviamente. Football Show, grazie dello spazio. Atto monologo. Vabbè, dove c'è lo show, ci siete voi, no? E che bocca al lupo, vamos. In bocca al lupo agli amici di Football Show. Allora, un saluto agli ascoltatori di questa magnifica trasmissione, ma soprattutto seguite Davide con la sua trasmissione di calcio, perché comunque Davide è uno che parla bene, sa quello che dice, è preparatissimo sulla Sarnelli, non sarà preparato solo sulla Sarnelli, ma già il fatto che sia preparato su di me vuol dire che è preparato in genere. Complimenti Davide, in bocca al lupo. Ciao. Adesso le trasmissioni che riguardano il calcio non sono più noiose come una volta, quando io ero un po' più indietro, prima con gli anni, erano proprio pallose. Adesso no, adesso divertono, piacciono, anche a tutte le età piacciono, ai ragazzi, ai grandi, ai medi, se le guardano si divertono, per cui ben vengano. E che vi devo dire? Forza Roma! RTN. Questo programma è stato offerto da